Thank you.
Buonasera a tutti, adesso sì che ci sentite, amici video spettatori. Buonasera. Ciao. E benvenuti. Ciao. Niente notifica? Non siete i primi a scriverlo questa sera. Mi auguro che arrivi, perché poggers. Buonasera e benvenuti nella seconda puntata della Blind Run di Deltarune. Una serie che è cominciata benissimo per me. Ci siamo divertiti, è stato stimolante. Niente notifica per nessuno, vedo, addirittura, va bene. Ah, sì, sì, possiamo fare questa cosa molto comoda per me. Allora, non è comoda per niente per me, perché devo girarmi così, purtroppo. Aspetta. Abbiamo un nuovo schermo, ragazzi. Allora, intanto dicevo, una serie che è cominciata bene per me. Perché, come vi spiegavo, mi sono divertito molto. Ora... Oh, raga, a me non notifica, a me sì ora. Oh, adesso a me è sempre arrivata. Ok, l'importante, ragazzi, è che comincia a arrivare. Oh, adesso già è più comodo. Grazie a Matte che scrive: questa serie non la seguo perché ho il gioco in backlog, ma riabbonamento tattico per recuperarmi DS2 in past. Buona serata, grazie mille. Grazie anche a Raggio che si abbona per il 23esimo mese. Meno uno e due anni insieme, let's go. Grazie a Siriax che si abbona per un anno. Un anno insieme, grazie per le magnifiche serate passate insieme, ma io toglierò le virgolette, le passiamo davvero insieme. Grazie a quello strano albero che si abbona per la prima volta, ma in quanto ha questo nickname direi che non è una prima volta che giri da queste parti, anzi. Grazie a Kick e non spoiler che si abbona per il... non è vero, fa una donazza. Così come RAL 6 è l'anagramma di Asriel, Deltarune è l'anagramma di Undertale, così come di... ragazzi di Mindjoke... Lo porti qui, per favore. Se sai dov'è. Mi stai sfidando? Sì, vabbè, Chiara lo sa dov'è, perché Chiara sa anche dov'è il nucleo della Terra. Grazie intanto ai ragazzi di Mind... Saperlo anche tu dov'è. Oh, ragazzi, ma che è Regalopoli? Che cazzo sta succedendo? Allora, grazie a MVSpear che si abbona per il settimo mese. Grazie ai QG che regala 5 sub. Grazie a Sono Dubbioso che si abbona per l'ottavo mese. Sera Francesco, sera Chiara, una domanda. È possibile recuperare le vostre live di Undertale? Siete dolcissimi, ce l'avete scritti in tantissimi. Non esistono. Non eravamo ancora streamer, né influencer, né nienter quando stavamo giocando a Undertale la prima volta. Quindi non esiste la nostra serie di Undertale. Ma è dolcissimo il fatto che ce le abbiano chiesto veramente tantissimi. Comunque, grazie a Nick. Allora... io questo l'avevo già unboxato, è il sotto che voglio a sto punto, ragazzi di Mindjoke, perché sennò mi sento in colpa. E tra l'altro mi sento in colpa anche col mio codino che si sta sfaldando. E grazie intanto a Pittione che regala 10. Oh, ragazzi, ma che succede? Allora, intanto che Chiara mi aggiusta il codino, perché oggi devo essere aggiustato tutto. Cosa ho premuto? Io vi faccio vedere questa cosa, perché mi sono rotto le balle di non farlo e quindi lo faccio direttamente in diretta. I ragazzi di Mindjoke hanno regalato 1 miliardo di sub, direi che lo meritano. Apri, esatto, ma in realtà qui l'avevo già aperto, solo che sono stupido e non so aprirlo. Ragazzi, io non... ragazzi di Mindjoke, è in vendita? Perché credo che ancora non lo sia, vero? Non lo è ancora, vero? Vabbè, intanto che mi rispondono. I ragazzi di Mindjoke hanno fatto un gioco di carte, ok? Che io ho qui tra le mani. Guardate. E l'hanno inviato a me e a Sabaku e ci hanno detto di provarlo, solo che io sono... un pezzo di cazzo, lavoro tutti i giorni e quindi non mi è ancora riuscito a farlo. Non ancora, ok. Che bello. Ma guarda quanto è carino. Ma siete super poggers. C'è anche la penna. Ma non l'avevo vista. Ma non l'avevo vista. Ma c'è scritto Saidonia. Che sono io, grazie, ma siete dolcini. Ed è una penna che dall'altra parte è uno stilo capacitivo, quindi funziona sulla Switch. No, l'avevo visto, grazie, è vero, è vero. E a sto punto, no, cioè faccio il momento proprio marchettona, oh, ce l'ho fatta, perché io ho detto, guardate ragazzi, lo apro, poi alla fine non lo apro, perché lo sai. E quindi a sto punto facciamo così. E intanto poi ringraziamo tutti quanti i sub. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo ancora 4 minuti per la livello 4. A sto punto la finiamo. Ah, te hai fatto direttamente il poggers così. Ok, perfetto. Sono... mi ricordano il layout delle Magic? Ah, sono in inglese, tra l'altro. Grazie a Tici, grazie a Alexei, grazie a Raf Sodano che si abbona per il terzo mese. Tanto ragazzi, oggi ce la prendiamo con calma. Oioi, grazie a Simone91 che regala altri 5 sub. Il Vito che si abbona per il quinto mese. Ora ci arrivo, ragazzi, a ringraziarvi tutti. Siete impazziti stasera. Layout delle carte è molto Magic. Passamene un paio, faccio vedere. Sì.
layout delle carte, allora, è molto Magic, che è una cosa positiva. Questo è retro e queste sono le carte. E diteci un po', perché Mind Joke? Perché si chiama Mind Joke? I disegni non sono in stile Magic, ma le carte, proprio il layout delle carte sì. I disegni sono più in stile Isaac. Forse è stata una delle vostre influenze. Rifai vedere quello che quello che ero nello schermetto. Questo, ragazzi, il penna, il pennino, vai, fai vedere. Copri le nostre facce di merda, ok. Ed è una penna da questo lato, ma da quest'altro è un touchscreen. È un pennino per il touchscreen. Siete dolcini anche poggers, ragazzi. Allora fateci sapere quando poi esce il gioco. E peraltro a sto punto, in una delle serate libere durante le ferie, perché tanto so che non lo farò prima, magari distrutto tutto. Volevo far vedere il packaging perché era carino. Lo proveremo, ok? Ci giocheremo seriamente. Intanto faccio i ringrazielli e vi parlo un attimo al volo della settimana e poi cominciamo. Allora, grazie intanto ai Kijuji che regala 2 sub, a Utux che si abbona per il 13° mese, a Kirio Tom Twitch che si abbona per il 33°. Sono felice che alla fine abbiate ceduto al provare Deltarune. Sono convinto che questo capitolo 1 mostri come questo gioco abbia un potenziale enorme, più di quanto possa sembrare se visto superficialmente, e voglio sapere cosa ne pensate alla fine. Ovviamente lo saprai. Grazie ad Angelo Novazzi che si abbona per il 7° mese. Kickstarter può accompagnare solo. Ragazzi, ma che cazzo è successo oggi? Ma me lo spiegate che avete? C'avete il raffreddore a portafogli? Oh! Oh! Che cazzo? Ragazzi, non riesco a ringraziarvi tutti. Allora, grazie. Questi, sappiate che questi sono veramente dei regali preziosi e dolci. Perché questo mese, appena uscirà Unite, se ci fa il piacere di Pokémon Company, facciamo il torneo sub only, quindi tutti questi regali sono biglietti d'ingresso per il torneo di Unite, quindi davvero grazie. E tra l'altro vi dico anche un'altra cosa, ed è bello dirvela ora perché voi l'avete fatto spontaneamente, ok? Quindi gliela dico ora perché non è più una cosa del tipo, ah l'ha detto quindi ora regalo delle sub. Ragazzi, ho comprato una cosa abbastanza costosa da Dottor Lava, che si è offerto di vendermela a me in esclusiva. Quindi sappiate che io ho un contenuto che nessuno al mondo ha, e per il quale l'Italia avrà l'esclusiva, poi magari tradurranno il video, ma cazzo mene, e quindi l'Italia avrà un'esclusiva assurda, ok? Su una roba di lore Pokémon che ho voluto comprare al Dottor Lava innanzitutto per sostenere quello che fa, perché è un lavoratore veramente prezioso per la community Pokémon internazionale, e poi perché ho detto, cazzo, i ragazzi donano, si iscrivono, subano, quindi Poggers se lo meritano. Ragazzi, vi dico che vi dico che, no, leggevo Ferdi, dopo vi spiego. Grazie a Gisto TV che si abbona per il 2° mese. Vi dico che è qualcosa di relativo al libro, ma che non è stato diffuso pubblicamente e che non conta di diffondere pubblicamente. Quindi è roba di quel libro che ha ritenuto poco interessante per Didi Uno Gaming, perché ovviamente è un canale generalista. Ma questo significa che se non è roba per canali generalisti, è roba grossa per chi ama i Pokémon, quindi Poggers. Grazie a Dottor Klaus che si abbona per il 3° mese. Sarebbe interessante. Lol. Pensavo fosse touchscreen, ma giustamente non può esserlo. Allora, dove sei arrivato? Fratello, Dottor Lava. Sono arrivato qua. Quindi, grazie a Pietro Galdi che si abbona per il 30° mese. A Gesso TV, a quel pazzo cavallo che si abbona per il 6° mese. Mi chiedo come abbiano fatto i ragazzi di Mindjoke a scegliere un canale pessimo come il vostro. Me lo chiedo anch'io, infatti, sono dei pazzi. Grazie a Dark Klaus che si abbona per il 3° mese. Al Dune che si abbona per il non lo so. 3° mese, mua, Poggers. Grazie a Taxim Lemax che regala 5 sub. A Legolas che fa lo stesso. A Kijuji che regala 2 sub. A Utux che si abbona per il 13° mese, a Kirio Tom Twitch che avevo già letto, Angio M per il 9° mese, buonasera Sede e Chiara, grazie di tutti i momenti passati insieme, prego, grazie a voi, siete dolcissimi stasera, grazie ad Edenst89 che regala una sub, al Vaito che si abbona per il 5° mese, a DMG Dio che si abbona per il 21°, buonasera, sono molto curioso di questo gioco anche se non ho mai giocato Undertale, che recupererò, lode sempre al sole. Guarda, ti dirò, probabilmente non ti spoilererai quasi nulla perché vedo che i collegamenti ci sono, ma sono solamente a livello di personaggi, ma obiettivamente dal primo episodio, se non hai giocato Undertale, sai una sega, sai, vedi Toriel, dici vabbè, Toriel è questo, però non lo so, però dici magari andando avanti si spoilerà di più.
Mott sia buona per il decimo mese, buonasera a lei, grazie a Mad Panda che sia buona per il quinto mese, il vostro palle ovviamente come sempre è Massimo Sgravato e anche Pazzo, grazie a Simone che ha regalato 5 sub, a Raf Sodano che sia buona per il terzo mese, a Alexei che sia buona per la prima volta, a Tici che regala 3 sub, a Mi piace disegnare che sia buona per il tredicesimo mese, stasera è Ciu e tra l'altro niente insulti sulle cuoricini, grazie a Bud the Joyful che sia buona per il quarto mese, grazie a Aku che sia buona per l'undicesimo, a Pittione, altro grande sostenitore che sia buona, che regala 10 sub, Sior D invece quello che sia buona per il diciottesimo mese, non capisco perché rinnovo la sub a questo canale che non ha voluto sostenere i nostri ragazzi meravigliosi nella loro cavalcata trionfale a Wembley, e infatti guarda è che non ci credevo e ho fatto bene, grande Inghilterra, top lavoro proprio. No, grazie a Nick che regala una sub a Dreen, grazie mille Nick, grazie a MV Spear che si suba per il settimo mese, che Giulia aveva fatto intanto altri regali, Mani Bucate ha fatto 10 regalini, ma Nano della Vita sa buona per la prima volta, grandissimo, credo di essere io, questa è un'autocritica, sono dubbioso se è buona per l'ottavo mese, sera Francesco, sera Chiara, una domanda, è possibile recuperare le vostre live di Undertale che ti avevo già letto e come rispondevo prima non esistono, ma è dolcissimo il fatto che ce lo state chiedendo, grazie a Galatil che sia buona per la prima volta, a tal proposito visto che vedo anche tante sub nuove, passate il mouse sul video dello streaming, se vi esce un tasto con su scritto Free Sub Lady, lo cliccate e siete automaticamente dei nostri, non pubblicità, terzo mese di iscrizione gruppo Telegram, nostre faccine, ingresso nel torneo dei sette fiori e ultimo ma non meno importante appunto la possibilità di accedere al nostro torneo esclusivo di Pokémon Unite che ci sarà questo mese, grazie a Dr. Luxray che si è buona per un anno insieme, finalmente sono 12, siete dei grandi, Team Chiara sempre. Yay. Io vado velocemente nell'overview della settimana dicendovi che ci sono le solite live. Avete tutte? Credo di sì. Se ho saltato qualcuno ragazzi mi perdonerete ma siete veramente tantissimi e questo ovviamente è un bene. Vi chiedo grazie a tutte le persone che si iscrivono ragazzi, siete la benzina come dico sempre di questo canale, della nostra community, quindi Uber Poggers. Dicevo, overview rapidissima di questa settimana e probabilmente credo di aver sbagliato nella programmazione, l'abbiamo messo giovedì il video, vero? Mm. E invece venerdì, ti ricordi, per la questione dei disegni? Però me sono scordato anch'io. Il video di giovedì questa settimana, in realtà come la scorsa, ma stavolta è programmato per davvero per venerdì, e fin dall'inizio è appunto settato per venerdì. E questo perché dobbiamo dar tempo a Diego di finire i disegni. Sarà la seconda parte del commentary al radiodramma di Takeshi Shudo e sarà, credo, una delle due di cinque parti, o almeno quattro, ma comunque una delle due delle cinque parti totali molto molto crude, in particolare credo sarà questa la parte 4, la parte 2, in realtà anche un po' la parte 3, ma la parte 2 e parte 4 veramente tanto. Preparatevi, sarà un video molto pesante nel quale esploreremo la vera psicologia del dottor Fuji e la vera storia di lui e Ai, che vi sorprenderà ma non è neanche quella presente nel prologo. Okay. L'esperimento di Shudo con Ai è molto più grottesco e vi anticipo semplicemente per farvi capire un po' il mood, a voi che magari vi siete collegati per primi in questa diretta, l'esperimento di Ai non è una prima volta, va avanti da anni, non si sa da quanto, ma ipotizzerò nel video da almeno 12 anni, o comunque almeno 8 più, mettiamola così, fino a 12 anni. E Ai purtroppo ciclicamente muore in questo processo, quindi pensate che cosa vi andremo a raccontare. Sì, però non spoilerò. Non lo spoilerò, però per far capire un attimo il peso proprio dell'episodio, che non è come un reveal, diciamo, non è settata come un reveal questa cosa, è proprio una parte integrante del video. Peraltro, guarda mamma come Steins Gate, esatto Ferdi, veramente, in realtà ci assomiglia molto, con la differenza tra l'altro rispetto alla storia anche originale, quindi la storia che abbiamo coperto con il video sulla non censura, o meglio la censura, ma la versione non censurata del film di Mewtwo, ti ricordi Ai era una luce lì, era un'intelligenza artificiale, ma la verità è che inizialmente Shudo se l'era immaginata come tutti gli altri cloni che vediamo, quindi viva nuda dentro una capsula. Quindi se cominciamo a immaginarci il fatto che quest'uomo quindi aveva scritto una storia su questo scienziato che praticamente crea sua figlia, che per 4 anni sta nuda dentro una capsula e poi muore e lo fa continuamente, insomma capite bene che siamo molto lontani dai Pokémon e da tutto ciò che si poteva anche solo ritrarre in forma non censurata dentro un film di un franchise che stava divenendo un prodotto per bambini. Ci prendiamo la libertà di spalmare questa live sulla nostra pagina Facebook, mind joke, ci mancherebbe, ci sembra il minimo, mi sembra il minimo, quindi Poggers. Comunque sì, Shudo era veramente
l'autore sbagliato in realtà a cui affidare Pokémon, questo lo dico proprio in totale sincerità, nonostante avrei apprezzato un mondo Pokémon completamente impazzito come quello che dipinge Shudo, mi rendo conto anche che non era quello che si poteva fare con quel brand e come si era diffuso nel mondo. Forse una via di mezzo sì, ma Shudo, credetemi, con Radiodramma esagera. Ci sono delle cose proprio totalmente non Pokémon, ma addirittura totalmente non anime, nel senso che una roba del genere, davvero arriviamo a dei livelli di seinen che difficilmente vengono mandati anche in televisione in Giappone. Vabbè, sei non troppo lontano da Evangelion in realtà, ah, come livello di sì, crudezza. È vero, però se ci pensi, il tipo di crudezza di Evangelion poi è stato replicato da poche serie. Attack on Titan fece scalpore per quante cose crude faceva vedere ai tempi, no? Oggi ci siamo abituati, ma ai tempi tutti quanti, oh mio Dio, Attack on Titan, quell'anima in cui muoiono effettivamente male. Ecco, Shudo era a quei livelli lì, cioè ragazzi, era ai livelli di Fratellone, ma ancora peggio. Quindi preparatevi, è una storia assurda e insomma anche bella. A me è piaciuta tanto la storia del Radiodramma, però è una storia che non c'entra niente con i Pokémon. E infatti, insomma, vi basti pensare che il protagonista di questa storia è uno scienziato che clona la figlia. Che cazzo c'entrano i Pokémon? I Pokémon sono usati un po' come nel Sette Fiori, come pretesto per raccontare altre cose. Certo. E anche lì, guardate, davvero, i Pokémon vengono inseriti in questa seconda parte con una supercazzola che non avete idea, che parte dal presupposto che i Pokémon hanno un'energia vitale più forte di altri esseri. Ma è una cosa che si inventa Shudo, totalmente out of the blue, e che serve per introdurre il concetto della clonazione. Quindi, morale della favola, spero che vi divertirete a vedere questo video, che è il piatto forte di questa settimana. Poi, a contorno, abbiamo tutte le varie live, non sto a elencarvele, ve le andate a vedere in programmazione, ma, ecco, questa è una cosa che voglio ricordarvi, se dovesse uscire Pokémon Unite, ovviamente dovremo un po' riassettare la forma e la sostanza della programmazione. Grazie a Metalord, che si abbona per la prima volta, quindi benvenuto e un grande abbraccione, grazie anche a Nick Hunter 88 che si abbona per il settimo mese di fila e ottavo totale. Ultima cosa, il video su quello che mi ha passato Dottor Lava, che mi ha venduto Dottor Lava, non ci sarà prima delle nostre vacanze, questo è poco ma sicuro, mi servirà del tempo, quindi siate pazienti, arriverà, ma probabilmente sarà uno dei primi video fatti al nostro ritorno ad agosto. Vi ricordo che andremo in ferie il 31 di luglio, quindi incluso il 31 di luglio non si fa niente, ma dovrebbe essere un sabato, quindi non si è mai fatto niente di sabato, grazie a Samx98 che si abbona per il sesto mese, e ritorneremo attivi il 13 d'agosto. Con che cosa? Si può dire. Però segnatevi sulla data il 13 d'agosto. Ok? Noi vi possiamo dire che torneremo al lavoro il 13 d'agosto. Poi quello che c'è è Poggers. Può essere tutto. Può essere cazzo. Può essere... Basta. Volevo dire una cosa che collegata a cazzo sarebbe stata una bestemmia. Quindi aspettiamo 10 secondi. Le Madonne, mandava di dire le Madonne. Grazie a Samx, come dicevo adesso, grazie mille, sesto mese. Quindi, quando è che andiamo in vacanza? L'ho appena detto, dal 31 di luglio al 12 d'agosto incluso. Bene, possiamo partire. Ah, ok, grazie anche a BuffoFest che fa una donazza. Dato che prima non hai letto, Undertale è scritto in maiuscolo e Dentalon in minuscolo. Se stai un po' vicino al RAL 6 succederà qualcosa. Deltarune è l'anagramma di Undertale, così come Nude Alert, Nat Dealer e You Late Nerd. Ecco, questo non l'avevo letto, scusami, perché poi è arrivato Regalopoli, perdonami. Grazie, BuffoFess. E credo sia Nude Alert la cosa canonica, cioè nel senso, credo che Deltarune sia l'anagramma di allarme nudità. Solo 30 minuti di introduzione, ragazzi, non abbiamo neanche cominciato a parlare di Deltarune, ora però cominciamo a farlo grazie a tutte le persone che hanno contribuito a questo enorme hype train. Il sub goal è settato ad altre 65 sub, no, occhio e croce 75, grazie a Gorsksei che si abbona per il 22esimo mese, e cominciamo, Deltarune. Recapino, assolutamente lo facciamo, lo faccio veloce anche perché poco abbiamo visto. Grazie a Dejack e grazie a Denkishi. Kara in realtà non si chiama Kara, ma si chiama Chris. È l'anagramma di Frisk senza la F, vive da Toriel, e Asriel è il fratello di Chris, come lo è quello di Kara, insomma, adottivo ovviamente, in Undertale, ma stavolta Asriel è più grande del previsto, è all'università, non è un po' il hero della situazione, perché non è più in città, è... fuori, diciamo, fuori sede a studiare, e
tornerà probabilmente tra un po', secondo Toriel, a trovarci. Intanto noi invece stiamo andando a scuola, quindi siamo, credo, dei liceali, andiamo a scuola a dover fare un compito di gruppo insieme a tanti altri compagni, e ci viene assegnata una bulletta, un nuovo personaggio introdotto proprio da Deltarune come compagna, che si chiama Susie. Eri proprio in 404. Io coi nomi, dai, lo sai. Susie è veramente cattiva, è veramente aggressiva, è una bulletta, minaccia Chris di morte e insieme vanno a prendere dei gessetti per Alphys. Li vanno a prendere in questo armadietto messo a random in un corridoio della scuola, ma questo armadietto in realtà porta a una sorta di tunnel oscuro infinito, talmente grande che a un certo punto i due si perdono. Susie ha un po' paura, ma non vuole esternarlo troppo. I fogli di carta presenti sul pavimento scompaiono e Susie e Chris volano di sotto in una sorta di mondo, non dico speculare, parallelo al nostro, completamente oscuro e pieno di un'oscurità che sembra proprio petrolio o catrame. Il regno delle ombre. Il regno delle ombre, cioè, perfetto. Dell'oscurità. Lì, regno dell'oscurità. Chris diviene sempre Chris, ma è un soldato adesso, e tutto il menu di gioco diventa un po' action RPG, eh? Più un cavaliere, warrior. Un cavaliere, un cavaliere. Che cosa, cioè, ho detto io? Soldato. Soldato, vabbè, sì, è un warrior nero. Soldato rende proprio male. E mentre, esploriamo questo Dark World, ecco, Ferdi ci aiuta con la nomenclatura, rincontriamo Susie, che è ricoperta da una specie di mostro fatto di bolle e bava, e insieme a Susie ci rechiamo in un castello che svetta molto, sia per ovviamente imponenza architettonica, sia perché dietro di lui c'è un geyser d'oscurità. All'interno del castello, o meglio all'entrata del castello, troviamo un cosiddetto Dark Prince, un principe oscuro, che ci dice di averci aspettato in eterno perché c'è una profezia che dichiara che il mondo è in equilibrio con luce e oscurità che si equivalgono, ma un giorno questo equilibrio verrà rotto e allora tre eroi, un umano, un mostro e un principe oscuro, salveranno il mondo da questo disequilibrio mortale. Nel mentre che ci dice questa cosa, il nostro amico viene investito da un asso di picche che va in una bici alla quale è stato dato fuoco per sembrare una motocicletta, e lui ci dice: ah, devo far contento mio padre, quindi vi devo sconfiggere, mio papà sarà contento che ho evitato che voi spegneste il geyser oscuro. E la puntata finisce, è finita con noi che battiamo questo tizio che semplicemente poi se la dà a gambe, e Susie che si leva dalle palle dicendo: ok, uscite a destra, il principe ce l'ha detto, io mi levo dalle palle, fate che volete voi, ciao ciao. Quindi Susie non dà molto adito a questa profezia e al ruolo che secondo il principe dovrebbe ricoprire. Invece Chris segue Ralsei, che è il nome del principe, che è questo fluffico amico verdognolo, e Ralsei, insomma, diceva: piano piano faremo amicizia e probabilmente riusciremo effettivamente a assurgere a questo ruolo, a questo compito che la profezia ci ha cucito addosso. Noi siamo rimasti un po' sorpresi più che altro dalla dall'equilibrio effettivo che sembra essere dipinto fra questi due mondi. Cioè, i due mondi sembrano quasi speculari, ci hanno ricordato il mondo distorto, ovvero mondi che, proprio perché sono appunto sottoposti ad un legame d'equilibrio, non possono esistere l'uno senza l'altro. E quindi il fatto che l'oscurità adesso sia più forte non significa che l'oscurità sia cattiva, anche perché il Dark Prince sembra buonissimo, ma semplicemente che non deve eccedere rispetto al quantitativo di luce. Ci siamo chiesti se esista, allora a questo punto, un Light Prince, quindi un principe di luce, e non direi che abbiamo detto tutto. Scusa, ho appena notato che c'è scritto copia, cancella e giapponese. Sì, credo il gioco diventa giapponese in quel caso. Comunque io puoi direi che ci sia giapponese. Holy fuck. Ok. Puoi essere penso che il gioco vada in giapponese. Ah sì, sì, semplicemente va in giapponese. Okay. No, mi aspettavo fosse qualcosa perché siccome... Vabbè, sì, poteva essere una Toby Foxata, ma non lo era. Invece l'ha fatto proprio in giapponese. Grazie. Grazie comunque a Genesi Santo e a Rihanna e Gao, che si abbonano rispettivamente per il quarto e per il terzo mese. Grazie a The Jack, che si abbona per il quarto mese. Senza dubbio l'abbonamento più lungo, scrive Genesi Santo, che abbia fatto finora un canale, non me ne pento minimamente. Grazie per i bei momenti e per i bei contenuti che ci date. Grazie a voi, ragazzi. Io direi che ci siamo, possiamo cominciare. Dai. Ma io non credo che il mondo oscuro, rispondo a Xedimos, sia all'interno dell'armadietto della scuola. Cioè, non so voi, ma io non l'ho percepita. Perché il Black Magic Device?
Ah, il microfono? Ok, perfetto. Dicevo, non l'ho percepita come un l'armadietto è l'unico portale, ma come questo mondo ha attirato attraverso l'armadietto loro due. Quindi è una cosa importante in realtà. Non ho. Comunque, ragazzi, si chiama The Dark. Credo che il menu del gioco ci faccia vedere dove siamo in mappa, perché ho aperto il gioco e invece di chiamarsi Survey si chiama The Dark adesso, quindi penso di essere nel The Dark. Comunque, dicevo, non ho avvertito l'armadietto come portale unico, ma come momento in cui lo spazio-tempo si è allentato e ha permesso a loro due di arrivare qua, ok? Scusatemi, volevo abbassare il volume, ma in realtà alziamo il volume. Ditemi se risentite dalle casse, probabilmente sì, ma Toby Fox è troppo bravo. Ah, giusto, questo l'avevamo già letto, era il potere fluffico. Ah, ultima cosa, vi ricordo che il nostro nome da giocatore, scelto solo in un momento meme nel quale Toby Fox ha detto col cazzo che stavolta avete un'influenza sulla storia, è comunque apparso solo nel salvataggio nel mondo oscuro. Possiamo entrare ora che c'è il principe? No, perché tanto non è tornato nessuno. E infatti, la porta è chiusa e non c'è nessuno inside. È chiusa. È chiusa. Tarara. Tarara. No, non Game of Thrones. No, Zelda. Sì, c'ero. Il Deltarune, come dicevo in introduzione, è comunque un simbolo particolare, perché sono tre triangoli, come i tre eroi. Se il Deltarune rappresentasse un equilibrio, significa che l'equilibrio non è fra due ma tre forze, contrariamente a quanto effettivamente il mito sembra raccontare. Non me la toglierò dalla testa, what? Grazie a Dani F, che sia buona per l'undicesimo mese. Con questo salvo voglio ricordarvi di una perla della chat durante la Randio Mori. Li ha visti i meloni stronzi. Beh, ma è resonante, ce lo ricordiamo bene, anche perché dona spesso al canale. Spero ve la ricordiate, perché a me fa ancora ridere, anche a me in realtà. Oh, Chris, infatti stavo già pensando al Training Dummy anch'io. Vediamo se c'è dell'altra Electro Swing. È il manichino per l'allenamento che ho fatto. Adesso sembra una bella, mi sembra proprio un bel momento per allenarci a battere i nemici. Ti va se ti insegno come combattere? Beh, direi di sì. Yes, don't. Direi yes. Nick, intanto sia buona per il 16° mese, 16 mesi, con una forma di parmigiano disignatosamente stagionata. Still waiting per la live del parmigiano, unico vero format che potrebbe dare un po' di dignità a questo canale di contenuti scarsi. Vi si vuole bene, ragazzi, facciamo finire il Covid e voi non avete idea, il format del parmigiano dentro le nostre teste è evoluto a tal punto che... cambierà Twitch, secondo me, quando faremo sta cosa. Ok, preparati, Chris. Vedi quel cuore, Chris? Quella è la tua anima. È il culmine, diciamo, l'essenza vera del tuo essere. Dentro... all'interno del cuore è contenuta la tua volontà, la tua compassione. E anche il destino del mondo. Giustamente. Se viene colpito, tu e i tuoi amici perderete HP. Se gli HP di tutti quanti raggiungono lo zero, noi perderemo la battaglia. Quindi, per favore... fai attenzione e assicurati di evitare gli attacchi del nemico. Pronti? Evitiamo. Ok, in realtà quindi rispetto a Undertale la differenza è che vengono da destra verso sinistra e non dall'alto verso il basso gli attacchi. Aspetta a dirlo, hai ragione. Anche perché in realtà le picche arrivavano un po' dappertutto. Bel lavoro, Chris, hai un talento naturale. In ogni caso, dopo l'attacco del nemico è il nostro turno. Innanzitutto ti insegnerò come combattere. Nonostante il combattimento non sia necessario in questo Questa cosa è importante, perché significa che anche qui si può fare una sorta di pacifist. Però comunque non fa male imparare lo stesso. Grazie Sior D che regala una sub. Ecco appunto il resonante che sia buona fino a agosto. Quindi bella virgola pog. Ok, proviamo a lottare. Ma io non voglio. Se faccio spear... Chris risparmia il manichino. Ma il suo nome non è giallo. Ah, Chris, non pensare a quel comando ancora. Ok, no, devo provarci per forza. Beh, sei un tutorial. Però ricordati cosa faceva Undertale. Chris ha risparmiato il manichino. Grazie a Bob Swan e grazie a Matteo.
Sei veramente gentile, vero? Pietoso, insomma, hai pietà degli altri, vero Chris? Chris, sei cosciente del fatto che sia solo un manichino, vero? Voglio vedere finché va avanti. Ok, no, ha finito. Vediamo Act, le faccio prima tutti. Puoi scegliere controlla il nemico, abbraccia il nemico o abbraccia Ral 6. Ovviamente abbraccia Ral 6. Che carini! Che carini! Chris! Non credo che... Non dovresti fare questo in questo momento. Ok, noi passeremo il resto del gioco a abbracciare la... Cioè il nemico sta per battere il mondo, io... Però... Arrossito! Grazie intanto a Luna Rap che si è buona per il 15° mese. 15 mesi insieme anche se un po' assenti nelle live. Vi seguo sempre in past purtroppo, ma spero di riprendere attivamente. Un bacio virtuale a Chiara, a me no? Grazie a Matteo che si è buona appunto per il 6° mese. Ciao carissimo, mi sarebbe piaciuto sentirti commentare la partita di ieri a colpi di Pippo Max e palle. Domanda nell'intimità, usi lo stesso registro aulico del palle, intendi dire? Sì, assolutamente. Anzi, sì, sono ancora più scurrile, bestemmi molto di più e faccio battute orribili. Molto peggiori, raga, voi non avete idea. Aspetta, dobbiamo fare... Aspetta, però, no, sennò magari poi allunghiamo. Dai, facciamo sta cazzo di fight. L'ho fatto apposta. Oh Chris, mi ho dimenticato di ricordarti questa cosa. Quando attacchi, premi Z di nuovo quando vedi il cursore all'interno della scatola, cioè diciamo del riquadro. Wow Chris, attacco incredibile. Hai già giocato per caso? Cioè meglio, l'hai già fatto? Ok, proviamo a difendere. Difendere è qualcosa di nuovo però, perché in Undertale non si può difendere. Semplicemente pigia su difendi e l'attacco nemico ti farà meno male. Vabbè, questa è una meccanica tipica degli RPG. In Pokémon non c'è, perché esiste la Protect che annulla ma si può usare una sola volta. Però insomma in altri RPG è un po' classica come azione. Inoltre guadagnerai anche TP, che sono il mana di questo gioco. Guarda, sì, la grande barra arancione che è a sinistra. Te lo spiegherò più tardi. Ok, proviamo a difenderci. Guarda che scudino. Bravo Chris, adesso che hai guadagnato dei TP, che ne dici di spenderli per un po' di mie magie? Perché colpisci abbastanza il nemico, lui si stancherà. Questa è una meccanica nuova, però non esiste in Undertale. Cioè, beh, anche colpire in questo modo sì, così complesso, però cose, ecco, sì. La stanchezza proprio non c'è. Adesso, se usassi la magia Pacify su di lui... Lui si addormenterebbe. Okay. Sai cos'è il pacifier? No? Cos'è secondo te? Tranquillante. Un oggetto che si chiama pacifier. Tranquillante. Ciuccio per i bambini. Ciuccio per i bambini. Lui comunque si addormenterà e vinceremo in maniera pacifica. Ok, quindi si può vincere anche con degli attacchi che hanno lo stesso effetto dello spare, credo. Vediamo. Magic. Pacify. Però deve essere tired, vedi? Cioè, infatti è l'effetto proprio, quindi sì, è uno spare in realtà. Spare tire foe, quindi forse ci sono alcuni nemici che possono essere sperrati solamente attraverso il pacify, perché altrimenti non ha senso, perché dovrei spendere il 16% dei miei TP per fare qualcosa che è gratis? Comunque lui è già addormentato. Quindi Ral 6, casta, pacify. Ottimo, Chris. Avremmo già vinto la battaglia se fosse contro una persona vera. Adesso ho ancora qualcosa da insegnarti. Acting. attraverso questo pulsante, o comunque questa azione, anche i più violenti nemici possono essere sconfitti attraverso la gentilezza che rilascerai con questa spell, con questa funzione. Chris, anche se è solo un manichino, perché non gli diamo un bel abbraccio? No, ho fatto check, scusatemi, sono un cretino. Vabbè, intanto lo leggiamo, era l'unica cosa che non avevo fatto. Dammi, ok, zero attacco, zero difesa. Cuore di cotone e un e gli occhi a forma, cioè fatti da bottoni. Sembra proprio un morbidone, del resto come Ral 6. In realtà, scusami, sembra proprio come me. Mi sentivo molto solo e quindi non avevo nessuno, povero, non avevo nessuno a cui ispirarmi per fare questo manichino. Chris, visto che sono io, per favore, trattalo bene, ok? Ok, adesso lo agghiamo. Oh, hai abbracciato il manichino. Raga, facciamo l'abbraccio run. Dobbiamo abbracciare tutti. Oh, è incredibile, Chris.
ogni nemico ha differenti azioni che possono interagire con lui. Quando un nemico è soddisfatto, ok, quindi in realtà satisfying era proprio da intendere come meccanica, ovvero attraverso l'acting i nemici divengono soddisfatti. Uh-huh. E quando sono soddisfatti, giustamente come in Undertale, diventano gialli e possono essere sperrati. E allora no, in realtà praticamente credo che in questo modo, con la meccanica del tiring, quindi dello stancamento dei nemici, praticamente si ottiene la possibilità di fare spare anche con un approccio aggressivo. Mm-hmm. Cioè, anziché fare acting, si fanno abbastanza attacchi, quindi mm-hmm. si comincia colpendo, ma comunque poi si arriva allo spare. Ciò nonostante, io non attaccherò mai. È vero però che potranno attaccare gli altri che sono non sotto il mio controllo, nel qual caso potremo approfittare di uno stancamento ottenuto dai compagni per sperrare il nemico. Comunque, quando succede, puoi combatterlo appunto sperrandolo. Se risparmiamo tutti quanti i nemici, non dovremo combattere mai. Ok, risparmiamolo. Tra l'altro era arcobaleno, era sia giallo che blu. Perché era sia stanco che soddisfatto. Chissà se dà un bonus averlo sia stanco che soddisfatto. Comunque, buon lavoro, Chris. Questa sarebbe la fine di una vera battaglia. Sono veramente contento di averti insegnato qualcosa, Chris. Abbiamo vinto un Dark Souls, bene. Oh, è stato divertente, sei uno studente modello, Chris. E se dovessi aver bisogno di una rinfrescata, io... Ecco, tieni, è un manuale per te, per Susy. Premi C per aprire il tuo menu e vai negli oggetti. Hai il manuale. È solo un manichino. Ha aperto gli occhi? No. È sembrato a me, ok. Mi è sembrato per un attimo che divenisse vivo. C'è niente da fare qui, Portone con la delta non sopra. Non l'avevamo già vista? Non c'è già questa porta? Non è simile alla porta che ci conduce ad Asgore in Undertale? Forse ricordo male io, però non mi è nuova. Comunque, la grande porta è aperta? Grazie intanto a Kono Giuliania, che si abbona per la prima volta. Grazie mille, benvenuta. Non mi sorprende che... dicono di no, allora forse ricordo male io. Non mi sorprende che Lancer, che è il tipo in bicicletta, sia riuscito ad arrivare fin qui. Chris, quando passeremo attraverso questa porta, la nostra avventura comincerà per davvero. Una avventura predetta dalla profezia. Ma Chris, credo che le tue scelte siano importanti. Questo mondo è pieno di un sacco di persone differenti. E alla fine il modo in cui le tratteremo farà tutta la differenza. Quindi proviamo a fare del nostro meglio senza lottare. Credo quindi che Ralsei e Susy rappresentino un po' le due possibilità che dà il gioco. Anche in Undertale, Ralsei di risparmiare tutti e Susy probabilmente di picchiarli uno a uno. E noi siamo la forza che sta nel mezzo, cioè la decisione. Sono confuso con il portone dopo Toriel, forse. Comunque, se riusciamo a farlo, credo che questa storia avrà un lieto fine. In caso contrario, temo che potresti non trovare il risultato migliore. Oh, mi dispiace, chiedo troppo? Posso farcela, in realtà voglio comunque risparmiare tutti. Can you handle this? Chris, I don't think you can handle this. Sapevo che tu saresti stato l'eroe dal momento che ti ho visto. L'eroe che cercavo, ovviamente. Sapevo che fossi un eroe. Ecco, dal momento che... facciamo del nostro meglio, ok? Però, perdonami, qui è dove diceva che avremmo trovato l'uscita, no? Quindi la nostra avventura comincia nel mondo degli umani, o comunque degli umani dei mostri? Potrebbe essere. Però ha detto che da dove viene Lancer. Lancer non viene dal mondo degli uomini. Io direi... Scusiamo. Magari... Beh, non mi sembra proprio da dove siamo venuti. Non si può tornare indietro.
Siamo in un mondo molto Earthbound. Cioè, questo è proprio Earthbound 1-1. Con la porta chiusa alle tue spalle, la vostra avventura comincerà adesso. Il potere dell'avventura brilla dentro di te. Quanto amo questi pan di merda presenti. Cioè, questi pan, queste battute nonsense presenti in ogni salvataggio. C'è sempre qualcosa. È come il nostro like. È vero. Mettete il like, che è la stessa cosa. Sì, perché tanto l'azione è sempre quella. Sì. Sempre salvare. Però ogni salvataggio ha un gusto leggermente diverso. Dunque, siamo The Field, quindi il campo. Ah, il suono viene da Earthbound. Immaginavo, ragazzi, perché è proprio Earthbound. Grazie Ali Pelli che si abbona per il terzo mese. Buonasera Poggers, grazie mille. Oh ragazzi, meno 31 subs alle 1520. Quindi se ci volete mettere il millino, questo è il giorno. Allora, Hopes and Dreams, per chi non lo sapesse, è la colonna sonora della fight finale con Azrael. No, non c'entra niente, perché tu va va. A meno che non sia un remix particolarmente ardito. Sentiamo. Per ora non c'è. Bellissima, tra l'altro. Questa progressione però è quella proprio, eh. Diciamo che ha preso più la parte ritmica che la parte solista di Hopes and Dreams. Comunque, campo del... Ok. Dicevo, campo dei sogni e delle speranze, sogni e speranze sono altre due energie. Sono altre due energie presenti dentro questo mondo e quindi altre due forze in teorico equilibrio nel mito. Parallelamente giusto? A luce e buio. Luce e buio. Sì, 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 avevo immaginato Marcolino. Nemici davanti, cioè nemici non oltre... Ci sono sì. Nemici più avanti, morirete, firmato Lancer. Quindi Lancer giustamente vive magari in un luogo abitato oltre questo campo. Ma è l'erba alta qui troviamo i Pokémon. Ma che bello, un serpentello. Grazie a Chris Bazzo che si abbona per il terzo mese. Ed eccoci poi al ritorno della subbanza vagabonda tra voi e Mike. Un mese nel deserto è stato tosto. Ora ci vuole un po' di mindfulness. Grazie. Grazie di fare la spola. Siete bellissimi. Rudin si è avvicinato. Allora, actiamo. Fagli una lezione. Convincilo. Prima check. Ok. Ok, Rudin si avvicina. Ah, e possiamo fare qualcosa anche con Ral 6. Però Ral 6, io direi fare defend con Ral 6. Che si difende con la sciarpina. Ok, Rudin, questo diamante a due facce non è il migliore amico di nessuna ragazza. In che senso? Questa non l'ho capita. Diamonds are a girl's best friend. Una canzone di Marilyn Monroe. Diamonds are a... Okay. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Doesn't ring a bell. Mamma mia. Affrontate il mio Diamond Katta. Ok, no, arrivo. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Vabbè, no, Poggers, sono bravissimo, scusate. Ok, Rudin pensa a pietre raffinate. Proviamo a fare convinza a questo punto. Sì, comunque sì, ovviamente il pan era sul fatto che Diamond è i quadri. Certo. E quindi... Le ombre alla faccia. Sì, e il resto della frase era una citazione a questa canzone. Okay, okay. Ovviamente non è il migliore amico di ogni ragazza perché è Diamond solo nel certo, nome. Certo. Allora, Rudin pensa alle pietre, io direi di difenderci qua.
hai detto a Rudin di smettere di combattere. Lui è Swayed, che vuol dire? È stato colpito profondamente? Cioè, beh sì, Swayed è tipo spazzato via. Beh sì, ha senso. Sì, e ci attacca. Però non ho visto cosa è successo. Sì, ho preso di tutto, ragazzi, addosso. Fantastico. Adesso possiamo sperrarlo, ragazzi, perché tipo è soddisfatto. Se eviti di poco l'attacco, ti dà TP aggiuntivi. Ho visto, viene fuori alle mosse senza prendere. Viene fuori un cerchietto, vero? Comunque, sperrino, ragazzi, possiamo farlo. Perfetto. Abbiamo vinto. 0 exp e 40 Dark Souls. Noitran, ovvio. Noitran, ragazzi, sempre. Non abbiamo nessun curello, quindi dobbiamo stare un po' più attenti. Ah, è un tutorial che trovi dopo, la chat anticipa. Ok. Okay. Se stai leggendo questo, sei morto. Lenzio. No, stiamo sopravvivendo molto bene. Eccolo. Sarà Lancer. Ehi, non leggere questo cartello. È un work in progress. Firmato Lancel. Lancer. Oh, eccoli qua. I miei due tizi preferiti. Grazie a Murillo che si abbona per la prima volta. Ah, scherzo, coglioni. Non siete neanche nella mia top 5. Lancer, dov'è Susie? Intendi la ragazza viola? Scemotti. Siete troppo... avete fatto troppo tardi, non potete fermarmi. Che cosa hai fatto? Chi vuoi doppiare tu? Io voglio doppiare il cielo. Ok. Ah, è stato così semplice. Lei mi ha picchiato e io sono scappato. Però è un po' anticlimatico. E quindi hai intenzione solo di stare fermo qui? Pensavo che tu avresti voluto almeno correre verso destra. Sì, penso. Cioè andartene. Esatto, insomma. Andartene. Perché? È proprio dove ci sta Susie. Ok, quindi ci sta dicendo che dobbiamo andare a destra. E quindi andiamo giù. E no, come? Ah, dici sì, se no proseguiamo. Questi alberi non contengono oggetti che possono curarti. Qualunque cosa tu faccia, non controllare l'albero e poi utilizzare C per aprire il menu. Va bene. Capito? Firmato Lancer. Ci sono due oggetti appesi all'albero. Ne prendi uno? Sì. Hai preso la caramella oscura. C'è una caramella appesa all'albero, la prendi? Sì, perché a sto punto se c'è una caramella di luce non la lascerei da sola o l'equilibrio è fottuto. Cioè, o albero senza luce e buio. No, è un'altra Dark Candy, ok, a posto. Vabbè, c'è tanta oscurità qui dentro, quindi pog. Vediamo un po' cosa fa la Dark Candy. 40 HP curati, una caramella, anzi no, una stella rossa e nera che sa di marshmallow. Ok, per ora non la usiamo, ragazzi, siamo ancora belli fulcuri. Vediamo se ci dice qualcosa dopo il furto di caramelle, grazie a 7 che si abbona per il terzo mese. Quindi cosa fai? Rimarrai semplicemente qui, ok, a posto. Ehi, se andate da quella parte le mie orde vi uccideranno. È una minaccia? E in realtà la vedo più come un consiglio. Sembra tipo... Grazie tanto a Lord of Sass che si abbona per il quarto mese. E grazie anche a Seth che appunto si abbona per il terzo. Saido, Chiara e Deltarune mi sa che mi seguo. Sei gotto pazzo. Allora, una collana di Ruddins ti bloccano il passaggio. Ok, beh, qui noi sappiamo che i Ruddin devono essere convinti per essere sperrati. Quindi direi che qui intanto facciamo, il Defensio. Ok, sì, sì, il Ruddin infatti si è preso bene. Sì, ha senso. Invece viva il tizio che ci paga. Quindi in realtà Gianni sta prezzolando forte tutte quante le truppe effettivamente. Il padre, credo, di Lancer più che Lancer. Sanno di gioielleria. Intanto direi di fare spare, così uno va via. E l'altro invece aspetta, no, proprio ha più senso fare così. Act, grazie a Lady Kirkland.
Ha più senso fare Act qui Rudin e lo facciamo insomma calmare, mentre lo Sperrino lo facciamo con Ral 6. Perfetto. Ral 6 sperra un Rudin, fantastico. Sì, ha senso. Perfetto. Rudin non ha convinzioni forti in un senso o nell'altro. Beh, direi, oddio, sto facendo fight. Sperrino. Rischio tanto ora, Perfetto. Grazie Lady Kirkland. Ragazzi, meno 26 sabba alle 1500, Si gode, si gode. Che succede quando mi scritti? Che mi incazzo, mi metto a piangere e mi ficco questo sulla scrivania. Dov'è? Ah, guarda. C'è un problema. C'era green screen, ragazzi. Vabbè, non è cambiato poi così tanto. Poggers. Pa, 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 ra, pa. Mi è già entrata in testa. Quella è... Non si può andare da altre parti, vero? No. No, no, Xerimos, quando faccio sper vanno via i nemici, non si polverizzano. Il simbolo del ristorante indiano che c'era a Siena in Piazza della Posta. Come che sia, le piramidi. E... Ma non era indiano. Non era, che era? Egiziano. Ah, egiziano, c'ha ragione, sì, le piramidi. Le piramidi. Che poi in realtà faceva solo kebab. Ma però c'era falafel. Sì, sì. Capito, per quello vedi mi veniva egiziano, perché non era egiziano. Sono indiani i falafel? Sì. Sono indiani i falafel, ragazzi. 130. Non sono indiani i falafel. Sono egiziani i falafel. Oh no, ora voglio un kebab. No, non erano ebraici. Origine egiziana. Arabi. Eh sì, egiziani. Vabbè, sì, sì. E allora niente. Poggers, ragazzi. Beh, effettivamente le piramidi non potevano essere. È perché l'ultima volta abbiamo preso i falafel dall'indiano Fossetti. E... abbiamo preso i falafel da un indiano? Sì. Ma quando? L'ultima volta che abbiamo ordinato. C'erano anche i falafel. Sì. No, che non c'erano. Allora che erano? Erano i samosa. Che cazzo sono i samosa? Sono i triangoli fritti. No, erano pallini falafellosi. Era il chicken pakora, non c'entra niente neanche quello. I falafel sono di ceci. Cos'è il chicken pakora? E sono pezzi di pollo, sai. Non erano falafel? No, i falafel sono polpette di ceci. Qui lava scrive. Mi dici che forma hanno le piramidi? Allora, e poi abbiamo, credo, un falafel. Un falafel in UFO, con le gambe. Mamma Miba, sono top chef. La mia ultima torta mi ha fatto veramente affaticare. 260! esatto, ragazzi, dopo il 130 c'è il 260 proprio. Il prof Somoya regala 5 sub. Grazie Somoione, dolcissimo, grazie mille. No, gliela faccio fare le moto del 260. 100, no, del 130. Del 130 e poi 130 max, che è 260. E quindi mi sono addormentato, ma mamma Miba, un rumore molto spaventoso mi ha svegliato. Una bestia era svaccata sul tavolo e mi stava mangiando la torta come un animale. Ah, ma quindi quello è il tavolo, forse? E la bestia è sopra il tavolo? L'ho spruzzata addosso con del... cioè, le ho spruzzato addosso dell'acqua e... Il sé a soffiare. Ha soffiato ed è andata via. Ma la mia... ah no, quindi quella è la torta, mi sa. Sì. Ma la mia dolce torta è... Grazie a Cape, intanto, che sia buona per il 13° mese. Buonasera, ragazzuoli, è sempre un piacere passare la pausa del lavoro con voi. Grazie anche a soldato Marco, che sia buona per il 16° mese. Buonasera, belli, buonasera a te e Poggers. Oh, Chris, mi sa che è stata Susie. Dobbiamo andare a destra. Dobbiamo insomma andare verso quella direzione. Continuare. Proviamo a convincerla a non far più casino. Esatto. Io pensavo fosse una bestia con quelle con i puntini rossi come occhi, ma non era così. 130. I resti io, di vabbè, non posso dire niente perché in realtà la prima cosa che mi ha fatto venire in mente Smegma. È nel mio caso.
fai passare la voglia di parlare. È stato il mio primo, volevi il mio primo pensiero, per me è stato questo, dicevi? No, stavo cercando di esprimere il mio, non mi fregavo un cazzo del tuo. Ok, dimmi tutto. Dimmi tutto. 3,90. Dimmi tutto. Ce la posso fare. No, a me ha fatto venire in mente i cosini, quelli che si gonfiano, tipo salvagente. Ah, ok. Una cosa okay. A metà fra una ciambella. Una ciambella salvagente, tipo una navetta gonfiata, cioè proprio una caricatura di una nave da crociera gonfiata. Ok, ok, ok. Ok, ok, ho capito, tipo ho capito. Palloncino. È che non capivo il fumo, cioè perché fuma la torta? Per quello mi è venuta in mente una nave, no? Perché comunque la nave c'ha il fumo proprio. Vabbè, comunque, i resti di una torta che stanno ancora fumando, per l'appunto. Vuoi prenderne un pezzo? Che roba con kiwi? La torta rotta è stata No, gli hai rotto un altro pezzo. Beh sì, già che c'ero. È stata aggiunta ai tuoi oggetti chiave. Ma scusa, ma anche oggetti... le gambe questa torta. Guarda, broken cake. Anche se rotta rilascia potere. Un fabbro potrebbe aggiustare la cosa. Ma che torta è? Che torta è, ragazzi? Però obiettivamente fa fumo e dice che sta ancora smoldering, che è tipo appunto fumare, ma si usa effettivamente con le fusioni questo termine. Quindi credo sia. Ma sono le gambe o è il tavolo? È il tavolo. Ah, io ero convinta che si muovesse. No, ma perché con la coda dell'occhio devo aver associato il movimento dell'erba sotto a movimento su. Credo sia davvero una torta fatta di ferro. Ok. La torta dell'Ikea. Wow, ma quella parete là sopra è proprio solo una parete? Eh sì, una parete rocciosa, credo. Boh, che strano, però c'è cioè in mezzo alla foresta una parete. Ok. Che invece lui è normale. E lui sembra cosa, il tuo starter? Serperior. Sì, però non Serperior. Beh sì, certo. Tsutarja. Snivy. In giapponese si chiama Tsutarja. Era 5 minuti che cercavo di ricordarmi questo. Rudin e Ati ti bloccano la strada. Lui cos'è? Cuori? Sì. Quindi è un po' ispirato a Alice nel Paese delle Meraviglie, questo primo stage. Comunque, Rudin e Ati ti bloccano la strada. Comunque le carte. Allora, necessariamente. Vabbè, che fosse ispirato alle carte, caso con Lancer. Infatti. E quindi che cosa potrebbe essere il papà? Fiori? Manca. Cuori, quadri, picche, manca fiori. Potrebbe essere un fiore il padre? Comunque, Rudy e Neati bloccano la strada. Direi di fare Actino, Actimel e intanto convinciamo che non deve più lottare. Di qua farei un tattico defensio. Intanto grazie, sono Bob, che si abbona per l'ottavo mese. Primo abbonamento da maggiorenne. Quanto tempo che vi seguo, ormai siete come genitori o fratelli più grandi. Scegliete la cosa che vi fa sentire meno vecchio. Entrambi mi fanno sentire meno vecchio. Cioè, tanto vecchio. Comunque fratelli è meglio, effettivamente. Fate schifo come figura da stimare, infatti io sono disagiato. Chi vuol dire? No, ma se è maggiorenne ora, ha giusto un anno in meno dei nostri reali fratelli e sorelle. Sì, infatti va benissimo fratello. Hai detto a Rudin di smettere di combattere e lui ovviamente è molto colpito dalla cosa. Fighissimo il cuore che diventa... Oh mio Dio. Cosa fanno poi? Si rompono addosso a me? Questi cuori? No, semplicemente mi bloccano. Hati si lascia ad un sorriso molto ammaliante. Allora, direi di fare l'actino con Chris. Cos'è X-Flutter? Possiamo fare un'azione. Flutter significa lusinga, ok? Mm-hmm. Ma X Flutter è con Ralsei. Fallo. Non potrei farlo effettivamente. E quindi lo sperrino lo facciamo fare a Ralsei, va bene, facciamo X Flutter. Però prima voglio fare check perché ci dà informazioni va in bene, più va bene, sul personaggio. Va bene. Cecchino. E qui facciamo lo sperro a Rudin. Ati, attacco 7. Difesa 0. Sono un piccolo bacio. In che senso? Un piccolo bacio. Obiettivamente è una bocca. Non ho colpo. In realtà potrebbero essere anche comunque ispirati alle parti del corpo, ai sensi, no? Rudy nell'occhio perché ha questi occhi brillanti e la bocca invece è rappresentata da Ati. Comunque, andiamo a fare lo sperrino e vediamo Ati cosa ci fa. Vedi, anche la bocca è basato sul sorriso.
Vaffanculo, ma no, ma sei un pezzo di cazzo. Noitran. Ma Noitran, ma sembrava un stai fermo per fare il figo e invece vabbè. Almeno potevi rimanere pronto, cioè proprio lasciato andare le mani dalla tastiera. Hai ragione. Volevo fare il fighetto. Comunque Ati sta sussurrando un incantesimo d'amore. Quindi anche un po' effettivamente un mage. E di là invece è il warrior, o il pala, il serpentello. Comunque Asari, sono bravissimo per 0.25. Ragazzi, le live sono sempre divertenti con voi. Allora, Act, direi di fare X-Flutter. Hai ordinato a RAL 6 di lusingare tutti, no. E quindi però è un flutter ad area. Grazie a Giola che si abbona per il 15° mese. È un lusinga ad area, ok. Non abbiamo bisogno di exp. Solamente incontrare il vostro sorriso è già abbastanza ricompensante. Guarda, guardate. Oh, poggers. Grazie a Shirin che si abbona per il 7. Ho capito. Shirin che si abbona per il 7° mese, finalmente torna a seguirvi in live. Da un'altra sessione almeno posso flexare di aver preso tutti i 30. Grande. Guardami bene. È il pogo loco. Ati sta sussurrando una magia d'amore. No, adesso sperrino tattico, sgravato. Doppio sperrino. Hai vinto. 0 exp e 64 Dark Souls. Non male. Ok, forse è il momento di farci un culo di Epicuro? No, siamo ancora... Beh, no, ti recuperi 40 HP. Recuperi 40 HP con la caramella e te ne mancano tipo 24. C'hai ragione. Quanto c'hai di totale? 96. Butti via mezza candy. Sì. Non so perché è un prompt di scelta questo prendere le caramelle. Ho paura che ce ne pentiremo di averle prese tutte. Perché sono cure gratuite, enormi e difficili da missare. Quindi ho veramente paura di questa cosa, però vabbè. Cos'è quella roba? È un orologio più un cartello. Controlla l'orologio. Per risolvere questo puzzle devi muoverti. Ah, ok, a tempo. Ragazzi, è il gioco dei puzzle che risolvo a caso. Non so cosa ho fatto. Ho colpito quello che si stava illuminando e pog. Era quello il puzzle. Ok, vabbè. Per ora puzzle piuttosto semplice in questo tempo. Dovevi semplicemente camminare sui pulsanti man mano che si illuminavano. Però... E non ci ha detto niente? Non ci ha fatto il discorsino? Oh, attento, questo è il labirinto della morte. Preparati a morire, anzi preparatevi a morire, clown. Firmato Spencer. Gli piace proprio il clown come termine. È proprio un internettiano. Ha un tappeto con un serpente sotto. Ti senti già perso, eh? Vi siete già persi? Dovrete essere veramente disperati tra tutti questi, tra queste svolte e questi vicoli ciechi. Il vostro senso dell'orientamento non vi aiuterà. Il mio di sicuro. Grazie a Panculo che si abbona per il 10° mese. A me sembra uno spiaccicato. È una specie di nemico. Sembra che siano stati spiaccicati. Hai ragione. Mi sa che li ha spiaccicati Susie allora. Mi sembravano dei serpenti. Però sotto un tappeto. Tipo quello dell'orso. Però a me questo sembra tipo la testa. Sì. Dove andiamo? Posso andare io? Sì. Nel senso posso guidare io. Ma guida. Ma io faccio solo le frecce. Ehi, aspetta. Dove sono? Aiuto, qualcuno mi aiuti. Mi sono perso. Firmato Lancer. Ok, easy. Ah, se vuoi interagire. Non si può. Okay. Se non sono vicini non è intractabile. Abbiamo trovato una cassa e dentro c'era un fiocco bianco. Ok. Nelle tue armature l'hai inserito. Oh, quel fiocco è un'armatura, Chris. Aumenta la difesa. Perché non provi a indossarlo nel menu di equipaggiamento? Credo proprio che ti starebbe bene. Certo che ci proviamo, guardiamo anche una occhiata proprio all'equipment generale. Allora, dobbiamo andare qua. Ok, sono due slot di difesa, appunto. White Ribbon è un fiocco da testa, quindi un fiocchetto da mettere in testa, che accresce di poco la tua difesa e in realtà anche la cuteness. Quindi in teoria dovrebbe essere
per RAL 6 più che per noi. Ah no, però aumenta la difesa, non sappiamo la cutiness cosa fa in realtà, quindi la dolcezza, diciamo, del PG. Intanto diamolo al main character, perché averlo con la difesa up va sempre bene. Ah, scusami. È che riesco a orientarmi meglio se mi muovo io. Comunque, se vuoi correre va bene. Guarda mamma come ubri. Ehi, non guardare. Questo cartello è privato. Va bene. Oh, è di qua. Filmato Lancer. Ok. Vorrei. Allora aspetta, volevo evitare di trovare. Sì, di trovare la strada giusta. Guarda, ci sarà un altro. Allora, a posto, è finito la È uno di quelli spiaccicati. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Anche se sei mio nemico, ti devo avvertire. Grazie a Maracconi che si abbona per la prima volta. Una bestia viola sta girando qui intorno e sta spiaccicando chiunque le blocchi la strada. Oh mio Dio! Non ci piace neanche combattere. Il re ci ha lasciato senza altra scelta. Oh, Cristo, dobbiamo fermare Susie. Veloci. Ehi, perché non siete spaventati? Il re. Però questo significa che siamo in un regno differente. Perché non credo che Lancer risponda al padre di RAL 6. E RAL 6 si definisce il principe oscuro del suo castello. L'ho visto, sono fratto dell'astro. E io credo che invece a questo punto sottoterra non ci sia un singolo regno, ma un po' un Yggdrasil, quindi un insieme di mondi, l'uno attaccato all'altro, con vari re. Possono tranquillamente essere vari regni nello stesso mondo, O vari regni nello stesso mondo. È che sono cambiati tanto i colori e anche un po' la fisica, quindi ecco perché ti dicevo albero dei mondi. Rispetto al mondo precedente sembrava diverso anche proprio, sembravano diverse le leggi della natura, c'era quella melma strana dentro i sassi, però certo può essere anche come dici tu. Grazie a Rockbeard che si abbona per il settimo mese. Aspetta, chi ha detto che siamo sottoterra? Vero anche questo? Siamo caduti, non è vero che siamo sottoterra, obiettivamente. Oh, siete sopravvissuti al labirinto! Madonna, siamo un labirinto. Si fa, c'era niente. Vabbè, però lui è un bimbetto, quindi magari per lui è un labirinto. Ma non gasatevi troppo. Gatto se non ce l'hai, ecco, nel sacco, è praticamente. Vediamo cosa riuscite a fare contro questa squadra. Ma sono tre Atis. Possiamo fare Flutter? Fa X-Flutter. Infatti. Andiamo, X-Flutterone. Ordini a RAL 6 di lusingare tutti i nemici. RAL 6 è il mio eroe. Tra tutte le persone che potevamo incontrare, sono felice di aver incontrato voi. Tutti innamorati di RAL 6. Più o meno. Ok. Ehi, perché non vi stanno facendo il culo? Voi siete in inferiorità numerica. Beh, hai fatto un team solamente di support. Il loro pattern di attacchi non è per niente bilanciato. È come preparare una cena, ma preparare solamente servire solamente tre bicchieri di latte. È la cena che faresti tu. E infatti io sono molto Lancer. E non va bene? Perché non ne parliamo dopo il combattimento? Allora, Ati ha un piccolo segreto, cosa? Intanto facciamo sperrino e qui contro sperrino. Ok, sperrato Ati. Ha risperrato Ati. Ok, sta targettando RAL 6. No. Ok. E ora, sperrino tattico. GG. Ah no, non posso? Lancer 130 qui. Che bellino che prende il latte di notte. Sì, infatti. Ottimo lavoro, Chris. Abbiamo guadagnato 0 exp e 84 Dark Souls. Aspetta, non era Dark Souls, era solo dollari. Per me è dollar. Eh no, ma c'era scritto solo dollari qui, vero ragazzi? Grazie intanto a Chris che ci fa una donazione con puntini. Grazie. C'era solo dollari qui, sai? Credo ci fosse solo dollari. Non ho visto. Nel qual caso siamo in un regno differente, perché c'è una valuta differente. Ah no, era Dark Souls, allora niente. Allora per ho visto male io. Per me continua a essere dollar. Dollar? Sì. Hai perso, Lancer. Non guadagnerai nulla tu. Che lui ha detto, io non prendo niente? Oh.
Posso avere un po' dei vostri Dark Souls? No. Va bene. A dopo, perdenti. Io lo voglio nel party, Lenzo. Ma. Che c'è? Pensavo che saresti corso via. Sì. Sono arrivato. Io sono Lancer. Sempre, tutti i giorni, tutto il giorno. Wow. Poi guardalo. Che scemo che è. Ok, altro puzzle. Fastamente. Ah no, allora c'è un ordine. Se ci ripassi sopra li cambi. Ok. Fastamente. Fastamente, ok, ho capito. No. E allora devi arrivarci anche con Ralph 6, mi sa. Chris, mi sa che ci sta mancando qualcosa. Forse dovremmo andare nella stanza accanto. E allora ci devi fare anche con Susie, dovete essere tutti e tre sopra. Certo. Apriti, porta di merda! Ah, questo sei tu. Oh, figo. Siete voi. Susie, eravamo così preoccupati per te. Come hai fatto a superare quelle spine prima? Ci sono passata in mezzo. Ma questa porta fa schifo. Oh, non preoccuparti, Susie. Si aprirà dopo che avremo risolto il puzzle là dietro. Figo. Allora dimmi quando avete finito. Susie, abbiamo bisogno di te per finirlo. A volte procedere richiederà i nostri sforzi congiunti. Inoltre, solamente Chris può sigillare la fontana oscura. Quindi, se non ci accompagni, non ce la faremo a tornare a casa. Non ce la farai. Ce la farai. Solo Chris può sigillare. Quindi, l'eroe è un po' il capogruppo. Io pensavo fosse il Dark Prince, in realtà. Invece è l'eroe a essere speciale. Ancora una volta, loro sono oscurità e luce. Hopes and dreams, potremmo dire, ma noi siamo quello che sta nel mezzo, siamo la soul, siamo la determinazione, no? Siamo tutto ciò che sta nel mezzo. Quindi è importante il fatto che solo Chris possa sigillare, ma allo stesso tempo tutti e tre servono per risolvere i puzzle che ci porteranno a sigillarla. Dicevamo. Quindi stai dicendo che io sono obbligata a venire con voi? Sì. Stavo leggendo la chat, scusatemi. Alcuni dicevano magari anche perché è umano, può essere. Però ognuno di loro in realtà è di una razza diversa. Però è l'unico con la soul. Questo sì. Perché gli umani sono gli unici a avere la soul. Facciamola finita velocemente. Yahoo! Susie è di nuovo nel team! Sì! Fate partire la colonna sonora. Poi fanfare è proprio marcia trionfale, quindi. Grazie Ral 6 che ci fa una donazione, vi voglio bene, te ne vogliamo anche noi. Susie cammina a una distanza tale da non permetterti di capire che ci conosce. Cioè, praticamente Susie se ne va a fanculo. Guarda. Non è proprio il raga perché si muove anche, però. Sì. No, raga rimane imbattuto. No, io. Aspetta, fammi fare un po' di inspecting degli item di Susie e delle sue stats. 14 di attacco, 2 di difesa, 1 di magia.
ha un'ascia. È un'ascia da principianti forgiata con il manto di un cucciolo di drago. Vai. La sciarpa invece è fatta di fibra magica. E noi abbiamo il White Ribbon, che vabbè, sappiamo già cos'è. Ok, attiviamo l'orologio. Orioge, come dice mio padre. Sono proprio un cretino, ragazzi. C'è un po' da fa. Cioè, nel senso, 130 di qui, ma purtroppo. Ma perché non possono farlo loro due? Lo fa per forza io? Vabbè. Ok. Pensavo lo potessero fare anche loro due. Oh, Chris. Mi sono appena ricordato che Susie ha skippato il tutorial. Nella prossima battaglia dovremo insegnarle come actare. Come agire, ecco. Credo che si divertirebbe molto. Che le farebbe piacere. Siamo contro un bottone che si chiama Sea Round, che attacca violentemente. Ricordi il consiglio di Ral 6 che appunto richiede a Susie di agire. Allora spendo un cazzo. Qui facciamo check. Ok. Perfetto. Con Ral 6 facciamo defensio. Ah no, però avremmo dovuto forse agire comunque con il nostro personaggio, perché non possiamo chiedere a Susie di fare qualcosa. Forse Susie è talmente tanto incazzosa che non le puoi chiedere cosa fare, perché non ti puoi organizzare con lei. E quindi è un personaggio che va in automatico. Comunque, nonostante l'apparenza, sta facendo il suo meglio per ammazzarti, per sconfiggerti. Hai vinto. Hai preso 0 esperienza e 15 Dark Souls. Intanto grazie a te Ryuki che sia buona per il nono mese. Ed è stato praticamente un parto, ma vedere questi contenuti, per vedere questi contenuti questo è altro. Grazie per tutto ciò che fate e penso di dirlo a nome di tutta la community. Grazie a te. Oh. Oh. Chiugia. Quel cartello. Mi sono intrufolato qui e ho scritto questo cartello firmato Lancer, quindi è riuscito a passare. E ho visto che c'era un atto da fare con Susie, ragazzi, però non mi fa scegliere la sua azione, quindi può actare grazie a Talmis, che sia buona per la prima volta. Puoi actare solamente se è inserito probabilmente nel menu dell'act di Chris. No, non mi ha dato exp comunque, quindi niente, non penso che la mia pacifista, almeno mentale, sia puttane, però. No, ma infatti credo che l'abbia semplicemente fatto scappare. Se facciamo avanti e indietro? Sì, però questo significa che se vogliamo fare pacifist dobbiamo evitare che Susie ammazzi tutti. Non possiamo passare? Devo tornare indietro? Sì, Ferdi, fammi sapere cosa succede se avessi actato con Chris. Probabilmente lei avrebbe rifiutato di farlo e avrebbe comunque colpito il mostro. Io mi aspetto questo. Intanto grazie a Piccione Giallo che si iscrive per il quinto mese. Ragazzi, ho 130 di qui e mi sono scordato come si entra nel gruppo dei suppini. Porco. Chiedi un moderatore. È la bestia viola. Oh, carino come benvenuto. Guarda, Chris, ho un fan. Ah, ok, me ne vado. Anzi, no. Ok, ho finito il fiato. Però, ecco, Susie ti mandava a cagare e avrebbe comunque colpito Sea Round. A posto. Quindi, ragazzi, questo significa probabilmente che il nostro ruolo è quello di tenere a bada Susie, cioè Susie è un disturbo se la lasci agire e vuoi risparmiare tutti. Però io non ho capito, forse, cioè non so come entrare qui. Ah, ok, boh.
Ti sei incastrato nello stipite prima. Sì. Prego. Anzi, no, no, perché tu sei Susie. Susie, credo che tu ti sia dimenticata di quello che ho detto prima. Come eroi dobbiamo abbiamo la responsabilità di garantire a tutti un futuro pacifico. Quindi da adesso in poi, per favore, non combattiamo più, ok? Per favore, puoi andarci piano con loro? Se vai, se indebolisci un nemico, posso usare Pacify su di lui e può addormentare le persone esauste. Ah, sì, parlare con te lo sto già facendo. Beh, pensaci. Mi sa che dovremmo avvertire i nemici di lei, Chris. Oddio, quindi c'è il comando Warn. Per avvertire. Oh, allora, dobbiamo combattere. Noi si fa, ma piano. Lei no. Dimmi che non è un nemico, poverino. C'ha il cappello di Diabolik. Non ha un cappello di Diabolik. No, è tutto un passamontagna, però. Sembra il principio di un passamontagna. Ehi, ehi, ragazzini. Ehi, volete comprarvi un tutorial? Costa semplicemente 50 Dark Souls. Secondo me è benissimo, quindi lo comprerei. Sì. Davvero? Davvero lo comprereste? Beh, venite di qua, gentiluomini. Allora, uno ha il cappello dove c'è la tizia. 1, 2, 3. È giusto, uno ha un cappello nel mezzo. Cappello, sì, 1, sì, 2, 3. Ok, leggiamo prima il cartello. Io ho letto Glory Hall, però Madonna. È colpa mia. Ok, ok, obiettivi del buco. Obiettivi del buco. $1, tutorial del mese, settimanalmente. Cosa? Cioè, tutorial mensile, ma settimanalmente. $10, tutorial settimanale, ma una volta al mese. A $100, che sei, tipo il sub goal, praticamente. A $100 smetto di fare i tutorial. Va bene. Questo è il buco delle donazioni. Se ti piacciono i nostri tutorial, per favore tira i tuoi soldi dentro il buco. Per ora no. Hai deciso di risparmiare il dollaro per un buco differente. Intanto parliamoci. Ci dispiace. Sedonia, non fare battute sulla piattaforma. Ci dispiace. Solitamente siamo i ragazzi del puzzle, ma siamo stati costretti, grazie a Mani Bucate che mi salva facendomi arrivare a chiudere il canale con queste 10 sub regalate. Bella Pog, 1500 sub meno 20 al sub goal. Grazie mille Antonino Pio. Ah, ma bastava dirlo. Oh, ragazzi, il tutorial, siateci più spesso. Grazie a Antonino Pio che regala altre 10 sub, ragazzi, 20 sub nel giro di 10 secondi, altre 20 persone nel mondo dei subini e meno 10 al sub goal. Nel buco, dice Mani Bucate. Buco. Grazie ragazzi, li avete tirati tutti e due nel buco giusto. E siamo stati costretti a fare i tutorial solamente per arrivare alla fine arrivare del mese, alla fine significa, del mese, ok. Quando il potere ha quando il re ha preso il potere, ha licenziato tutti quanti e ha rimpiazzato tutti quanti gli autori dei puzzle con lui. Lancer. Ah. No? Grazie a Legolas che regala 6 sub, grazie mille. Ruxl's card. Ruxl's card. Card forse come carta, visto che stiamo trovando tutti i semi. Io penso che sia al massimo rule, cioè Rux, secondo me non. Non penso sia un anagramma di qualche personaggio di Undertale. Rook's card. Credo sia un gioco di parole anch'io con rule card, però relativamente, cioè c'è una X nel mezzo, una penso doppia A. Caso, sì, sì, sì. Fare il fancy. Comunque il re dei puzzle, quindi stai attento. Io sono un Oddio, come si muove la faccia? Bellissima, è 3D.
Io sono il maestro dei TP. Chiedimi tutto dei TP. Segreto. I TP rimangono solamente dentro la battaglia. Una volta che vinci, non vanno, non ci sono più. Insomma, la barra si svuota. Grazie mille a Noisy che regala 5 abbonamenti, ragazzi. 1521 sub, ma si gode. Grazie mille. Averne di più è semplicemente insopportabile. Non serve a niente risparmiarli. È veramente terribile da fare. Ma i TP avanzati poi diventano dei soldi in più alla fine della battaglia. Intendi dire che avrei dovuto utilizzare semplicemente un quadrato, non so cosa voglia dire. Comunque sono semplicemente degli omini tutorial. TP, cosa sono i TP? Sentiamo cosa sono a livello proprio di anagramma, perché potrebbe... Ah, solo la faccia, ok, non avevo capito. Dicevo, sentiamo cosa sono i TP, perché magari ci spiega di che cos'è l'anagramma e potrebbe essere utile a livello di lore. Sono la barra che ti fa castare le spell, sai? Quando vedi quella barra arancione, fai alcune magie quando è piena. TP. TP sta per... Grazie a Katak che regala una sub. Sta per carta igienica. No, no, sta per punti tensione. Cosa davvero? Beh, ha fatto bene a licenziarli il re. Ok, come si guadagnano TP? Guadagni carta igienica quando difendi, ti proteggi oppure casti le spell. Prendi anche TP quando ti avvicini ai proiettili. E come quindi ci dicevano prima, quella sorta di aura che ti viene intorno. Sì. Infatti non avevo capito, io all'inizio pensavo che quella fosse l'indicazione del fatto che avessi preso danno. No, e invece no, è il guadagno dei TP quando sei abbastanza vicino, tipo la schivata perfetta. Sì. Cerca di stare vicino al bordo del cuore quando schivi i proiettili. Hai fatto una rima con proiettili e proiettili? Perché è importante. Io sono il maestro di RAL 6. Chiedimi tutto di RAL 6. La spell di RAL 6 chiamata Pacify, usala sui bambini prima che piangano. Cosa? Ma serve a rimuovere in maniera sicura un nemico troppo stanco dalla lotta, farlo andare via. E se stai combattendo contro un bambino? Sono rincoglionitissimi questi tizi. RAL 6 ama quando ci dai soldi. Sono i truffatori sti tizi. Ti abbraccerà e ti chiamerà tesoro. Detto con questa faccia poi. Ehi, non è vero. Non hai bisogno di pagare perché io ti chiami tesoro. Piccolo. RAL 6 ha una magia che cura, amico. Quando la usa... perché usarla quando puoi mangiare del cibo? Perché in questo modo non sprechi un oggetto? Avrei potuto evitare di assumere tutte quelle calorie a caso? Io sono il maestro di Susie, chiedimi tutto quello che vuoi su Susie. Quando Chris usa il warning, e questo è importante perché non l'abbiamo ancora visto, Susie non può colpire, quindi assicurati di... Quindi non c'è motivo per usarlo. A meno che tu non voglia fare male a nessuno. Quindi non c'è motivo. Sai che vuol dire questo? Che giochi solo con RAL 6. A meno che non duri per tutta la lotta. Tu devi passare tutto il tuo tempo a warnare il nemico di Susie. E quindi è solo RAL 6 che può fare acting e poi spare. Quindi praticamente Chris e Susie si bilanciano a vicenda. Si fermano a vicenda modo. E RAL 6 agisce, a meno che appunto il warning non valga per tutta la lotta. Fact l'abbiamo, no, non l'abbiamo fatto. Susie ama quando ci dai i soldi, lei... Nope, non mi interessa. Ho detto qualcosa di divertente? O meglio, qualcosa di strano? Susie attacca sempre il nemico in cima.
Lei lo distruggerà con una con un colpo mortale. Lei colpisce sempre tutte le cose che vede muoversi. Oh no, oh no, oh no, mi sto guardando! Io sono il maestro di Chris, chiedimi tutto di Chris. Quando gli HP vanno a zero, il tuo, i tuoi amici muoiono, sì. Ma per ma portarli in vita di nuovo, insomma resuscitarli, è semplice. Alcuni cibi e magie funzionano da Dio. E con una menta puoi curare tutto il dolore che provano. Ma anche gli oggetti normali e le magie possono resuscitare le persone, eh? Cioè, sì, sì, è quello che sto dicendo. Sanno niente, loro. Comunque quello che diceva Honey mi ha fatto morire. È una buona idea darci dei soldi. Ti renderà felice e ti riempirà di luck, quindi di fortuna. Dai, dai, lì c'è il nostro buco delle donazioni. Avevamo una scatola, ma ce l'hanno rubata. Pog. Se agisci e basta, potresti cominciare a pensare... cosa ne è del ragazzo con la... con... sì, sì, con la... No, perché non capivo cosa stessi dicendo. Cosa... E, sì, e tipo, quindi... che ci faccio? Che ci fa, ecco, chi ci faccio col ragazzo con la... sciarpa rosa? Beh, ma se sai che... le azioni ti permettono di farti amico il nemico, allora mi puoi chiedere infatti, di risparmiarlo nello stesso turno. Cosa che abbiamo già fatto. Oppure, oppure di lanciare la, la spell pacify se sai che loro diventeranno stanchi. Se tu pianifichi in anticipo, può succedere un sacco di roba in un turno. Ehi, chi è il master qui? Io o tu? Quanti dollari abbiamo? 261. Perfetto, uno alla volta però. Per 100? Perché voglio vedere dopo che ne doni uno se cambiano. Ok, va bene. Gli tiro un dollaro. Ok. Ok, il buco è diventato full. Ok. Con un solo dollaro ho già riempito al massimo. E adesso abbiamo 260. Il... re non ci dà neanche, credo, la disoccupazione. Cos'era la liquidazione? Ah, la liquidazione, ecco. I cappellini. Ecco, il suo figlio ci dà solo dei cappellini. Dei cappellini che mi danno la regia. Vediamo se dice qualcosa di secret. No, non era secret, era fact. Sono tutti fact. Andiamo direttamente da lui che parla di Chris. No, niente, non cambia nulla. Il cartello che dice? Ok, sempre i gol. Forse cambierà qualcosa poi? Intanto l'abbiamo fatto, non rigretti, ci abbiamo messo un dollarino. E lui non dice nient'altro? No, niente. Danno prurito, non allergia. Sì, sì, fanno prurito. Però sì, ho cercato di tradurre direttamente con mi danno una reazione allergica, quindi mi fanno prurito. No, ma perché la, la lana spesso prude su, sulla okay, pelle, anche se non sei alleato. Ok. Susie, il tormentatore viola, adesso è tuo alleato. Il potere delle ragazze cattive brilla in te. Tu non l'hai neanche visto, Mingers. No. Toby Fox, sì. Benvenuti, viaggiatori. Comunque, c'è un tema comune. Sono tutti quanti fatti di pezzi di vestiti qui. Ci sono i manichini dietro, qui c'è il gatto con il bottone al posto dell'occhio e le cuciture, proprio esatto, gli stitch, i punti da una parte all'altra della bocca. Non so se questo è legato al, alla natura del mondo. Ok, abbiamo Dark Candy, Dark Burger, è un misterioso hamburger che ti cura per 70 HP. Una carta ambrata. È un defensive charm che dà più 1, più 1, più 1, più 1, più 1, ok. Sì, a te meno 1 perché c'hai il... perché ce l'ho già. E poi la Spooky Sword, che è una spada nera e arancione, più 2. Non attaccheremo mai con Chris, quindi direi che è proprio un pogger. L'Amber Card potremmo prenderla, ma costa veramente un fiordo. Però sì, almeno diamo un po' di difesa al 6, dai, va bene, la prendo. Sell, niente, facciamo un po' di talk. Parlaci di te. Non hai mai niente di meglio da fare, risponde lui. Mi chiamo Sim.
Si pronuncia Shom. Ok. E questo è il... Ti prego, spiegala. Il suo negozio. Perché se quello di prima si pronuncia shop, allora questo è il mio... E questo è Daniel. È January. Praticamente, siccome la pronuncia di shop in realtà si legge in tutt'altro modo, a quanto pare per lui, questo è il suo sip, perché è come si chiamerebbe. Negli anni ho collezionato un sacco di cianfrusaglie. In realtà, ovviamente, non mi sono affezionato a ognuna di loro, eh. A nessuna di loro. È solo un hobby. Qui intorno imparerai a passare il tempo in molti modi. O impazzire, come fanno tutti. Lighteners, quindi coloro che portano la luce. No, penso che fossero gli abitanti del regno, perché vedi, the darkness proprio... live in harmony with the lighteners. Ok, ok. Tanto tempo... Quindi gli oscuri con i lucenti. Tanto tempo fa gli oscuri vivevano in armonia con i lucenti. Ma sai che forse allora... Mi hanno detto che rido come una ricca signora borghese, è vero? No. Sai che forse... Sembra molto un parallelo con gli umani mostri. Esatto, e quindi sai che forse in realtà questo regno è sia di luce che di oscurità e non c'entra niente il parallelismo con quello di sopra? Sì. Andiamo avanti. Erano come dei per noi. Ok? Quindi lui non si definisce né oscuro, perché ti avrei detto che lui è un oscuro, visto che siamo vicini, certo, al regno oscuro. Invece no. Erano come degli dei per noi, i nostri protettori, i nostri creatori. Coloro che ci hanno dato uno scopo. E poi, un giorno, siamo tutti quanti stati imprigionati qui. E i lucenti non sono mai più tornati. Allora no, secondo allora me sta no. parlando da oscuro. E ha detto i lucenti per noi oscuri erano come creatori, protettori, dei. Sì. Amareggiato, il re ha imbracciato le armi e ha cercato di vendicarsi dei lucenti che ci hanno lasciati indietro. Quindi ok, in realtà gli oscuri sono stati creati dai lucenti. Hai ragione, mi torna anche a me questa cosa. Quindi lui è un oscuro, loro sono effettivamente oscuri, ma il re degli oscuri è stato comunque creato dai lucenti. Così pare. Erano come dei per noi e se ne sono andati. Quindi aspetta, ritiro quello che ho detto. Potrebbero essere o gli umani o i mostri o entrambi, non lo sappiamo. Però potrebbero. Perché secondo te i lucenti non esistono? Nel senso, i lucenti, la domanda è: secondo te i lucenti non sono niente di diverso da ciò che abbiamo già visto? Secondo te? Sì. Invece secondo te sono qualcosa a parte? Boh, io non arrivo alle conclusioni. No, no, neanch'io. Dico solo potrei. Cioè, non cerco di tirare le conclusioni ora, non lo so. Oddio, potrebbero essere delle ombre dei Lightners. Che intendi dire, Trainer? Erano come? Non ha detto che li hanno creati. No, aspetta, hanno detto erano come degli dei e poi hanno detto they created us. L'ha detto proprio esplicitamente. Federo, ho letto male. Ha detto proprio they created us. Comunque, come la prima fiamma, da essa nacque l'oscurità e i dei came, esatto. Vabbè, niente, non diteci se abbiamo letto male, è così. Gli hanno dato uno scopo, tra l'altro. Sì, ma dopo. Our creators, ecco. No. E allora no, non è un modo di dire, ragazzi, non era come dei creatori, sono i nostri creatori. Comunque. No, il come mi sembrava legato solo a dei. Vabbè, ci sta. Comunque, e ha voluto vendicarsi dei lucenti che ci hanno lasciati indietro. Chiaramente, anche tra le sue truppe, alcuni speravano semplicemente che i lucenti tornassero. Ragazzi, questo ci ha dato una bomba di loro. Quindi, il mondo ha un equilibrio con luce e buio, ma in realtà non è propriamente equilibrato, perché comunque i lucenti sono più forti degli oscuri. E se vogliamo, allora l'equilibrio non è propriamente venuto a mancare perché l'oscurità è dilagata, ma perché la luce è andata via. Ti torna? È più probabile che sia questo. Storicamente parlando,
Ma che cazzo? Ok, questa landa è governata, era governata da quattro re. Dal castello di carte, che è dove stiamo andando, sicuro perché ci sono appunto questi scagnozzi carte, fino a est. Quindi noi stiamo facendo tutta la parte ovest del regno, e forse il castello di carte allora è l'ultimo regno ovest, e poi ci sarà tutta la parte a est dove non siamo mai andati, che potrebbe avere altri... sì, hai ragione, perché sto guardando la telecamera e quindi sto facendo al contrario. Est è di qua. Quindi noi stiamo andando adesso, siamo adesso in teoria. E allora no, allora è tutta a destra praticamente la strada. Sì, hai ragione, hai ragione. No, te lo dicevo semplicemente perché sennò non tornava al tuo. No, hai ragione, perché siamo specchiati, lo vedi? Sì, e sì, quindi sì, ok, questo abbonamento lo... intanto grazie a Masutero che si abbona per il 16° mese. Questo abbonamento lo dedico a Chiara, che riesce sempre a tirarmi su di morale, a farmi sentire un po' meno solo nelle mie difficoltà. Anche perché se dai mi fa cagare. Scherzi a parte, bacioni per Chiara, Sigma e Querti, ma grazie. Sì, hai ragione, quindi praticamente c'è il castello, però come cazzo faccio a indicarlo a loro? Vabbè. Allora, aspetta, al contrario, di nuovo. C'è il castello qui. Ok, e tutto di qua si estende il regno. Quindi il regno in realtà è fatto così: il void da dove siamo arrivati, il castello di carte. Ma e magari adesso ti dice che gli altri tre sono negli altri tre punti cardinali. Non lo sappiamo. Cioè, noi per il momento sappiamo semplicemente che dal punto in cui siamo caduti dentro questo mondo, andando verso est, troviamo tutti i regni. L'uscita. Perché tutti? Noi sappiamo che verso est c'è l'uscita, noi siamo andati verso est per arrivare all'uscita. Ok. Però siamo anche dentro il regno di Lancer. Mm-hmm. E quindi ha senso che si chiami Cat Castle. Certo, assolutamente. E magari negli altri tre punti cardinali ci sono gli altri tre regni che hanno nomi diversi. È uno, ok, è ok, ho capito. Semplicemente, cioè, il punto era, aspetta a crearti la mappa mentale perché non lo sappiamo, potrebbe anche essere così. Ragazzi, non ho detto che siamo partiti dal castello di carte, non so perché si è capita questa cosa, no. Siamo arrivati dal Dark Void, ciò che ho definito Dark Void. Poi c'è la strada che stiamo facendo, castello di carte che raggiungeremo, è chiaro che non l'abbiamo raggiunto, ci sono i soldati del castello di carte, quindi ancora non l'abbiamo raggiunto. E oltre, da quest'altra parte, c'è tutto il resto del regno. C'è da capire, o se come dici te invece è semplicemente disposto in tutti gli altri punti cardinali, ma se così fosse, allora... quello che abbiamo incontrato non è un regno, secondo te? Che ne so, magari è una roba diversa, magari siccome non c'è più nessuno, allora non ha perso lo status di regno, non lo so. Perché secondo me quello che abbiamo incontrato era un regno. Magari ce lo dici. Ma recentemente uno strano cavaliere è apparso e tre dei quattro re sono stati sigillati via. L'ultimo re che rimane, quindi quello del Card Castle, ha preso potere insieme a suo figlio. No, forse, ah no, Ime il cavaliere. Ah. Il restante re ha dato potere a questo strano cavaliere e a suo figlio. Okay. Quindi tipo ha approfittato di questa sorta di colpo di stato. Ma quindi Lancer è il figlio del vero re o è il figlio del cavaliere? No, credo. Oddio, capito? Oddio, hai ragione, ha senso, potrebbe essere il figlio del cavaliere. Però aspetta, no, è il Card Castle e lui è fatto di picche, quindi no, penso sia il figlio del vero però re. Sì. Figlio del vero re. Suo figlio del re, non del cavaliere. Eh no, infatti l'ho capito dopo semplicemente perché ha la faccia di picche, quindi non poteva essere il figlio del cavaliere, ok. Quindi il re, l'ultimo rimasto, che è quello del Card Castle, dà il potere... Ha soldato questo cavaliere. Sicuramente, l'avrà soldato e ammazza gli altri re. Questa landa non è mai stata nel caos prima d'ora, insomma, e oggi abbiamo raggiunto un record di casino. Beh, in realtà questo non ti serviva a saperlo. Ok, quindi... Allora, non ha specificato nient'altro. Fammela rivedere, come si fa, ok? Z. Allora... Il cavaliere. Grazie a un rischio che sia buona per il settimo mese. Storicamente parlando, questa landa era... Allora no, allora c'hai ragione tu, è tutto sviluppato in linea orizzontale. Anche secondo me. Da Cat Castle andando verso est. E allora però questo significa che siccome... Che mi aspettavo... Ma vaffanculo. Sta continuando a sfarsi il codino. Perché Chiostini usa una faccia. C'hai ragione. Dicevo comunque, vabbè, ma legameli e basta. Che è l'unica che c'era, perché... persa dentro i capelli. Ragazzi, mentre il coldino mi si sfalda, dicevo, è tutto sviluppato verso est e fin qui ci sta alla grande, ma il punto è che questo non sembra includere dentro
non sembra includere dentro il regno che abbiamo trovato all'inizio. Perché Ralsei non ci ha mai parlato di un cavaliere, ma tra non l'altro. Solo, ma non solo, perché comunque anche il gatto ti dice quattro regni da Card Castle a est, ma noi dal castello di Ralsei siamo andati verso est, quindi eravamo più a ovest, certo, rispetto a Card Castle. E poi non solo, Ralsei ha sempre detto di essere stato da solo per tantissimo tempo, tant'è vero che ha dovuto creare un manichino che assomigliava a lui, perché non sapeva a chi altro ispirarsi. Ma infatti secondo me lui è tipo un lucente rimasto indietro. Brava, anch'io stavo per dirti la stessa cosa. Ralsei potrebbe essere un lucente, anche se lui non lo sa. Ralsei potrebbe essere un lucente e la porta potrebbe, se, potrebbe essere l'anticamera tra il mondo dei lucenti e quello degli oscuri. Non c'entra nulla il regno di Ralsei, ragazzi. Andiamo avanti comunque. Vai. Recentemente uno strano cavaliere è apparso e tre dei quattro re citati sono stati imprigionati. Il re restante ha dato potere allo strano cavaliere e al suo strano figlio. Questa landa era formulata diversa. Questa landa non è mai più stata nei casini dopo quella volta, cioè non ha mai più visto un casino del genere, giusto? Hasn't seen this much chaos since, quindi non ha mai più visto un caos del genere da quella volta. Può anche essere che stia sottintendendo qualcosa che non ti dice. Può anche essere queste terre non sono state così nel caos da quando, sottinteso, successe. Ma non ti serve saperlo. Ok, ora l'ho capito. Grazie a Munalim che si è buona per l'ottavo mese. Ciao, sono Chiara, sono felice che abbiate iniziato questo gioco. Dopo una giornata di merda come questa è quello che ci vuole. Vi si ama, saluto anche i amici. Ma grazie mille. E sì, esatto, è così. Grazie a Antiletta che si è buona per il 20° mese. Grazie della puntualizzazione. Questa landa non ha mai visto un caos del genere da quando... Ah, non importa. Capito, Non te lo dico questo, non importa, non ti interessa. Sì, l'ho notato anch'io che sorride il bottone, è veramente creepy. Quindi è successo qualcosa di caotico pari a tre dei quattro re che vengono imprigionati e i lucenti che se ne vanno via. In un qualche passato è successo qualcosa che ha gettato il regno in un caos simile a quello che stanno vivendo adesso. Non sto pensando... Okay. In realtà sai che non possiamo saperlo, perché Ralsei non ne ha idea di cosa sia successo qui. Quindi potrebbe essere qualcosa di completamente scollegato da quello che ci ha raccontato Ralsei, l'equilibrio luce buio. Grazie a Games Addicted TV che sia buona fine a giugno. Siamo leggendari. Ah, quindi voi siete gli eroi che sigilleranno la nostra fontana? Ah, è buona fortuna. E a me non fa nessuna differenza. Nella luce, nell'oscurità hanno un futuro. Per un oscuro nelle mie condizioni, quindi conferma anche che loro sono gli oscuri. Beh, grazie della loro, amico. Ci si becca? Oppure no? Che carino. Beh, ci ha dato veramente tanta lore. Che bello. Risalviamo, sì. Che si fa? Si entra? Oppure no? Sì. È una cornicione di una porta, ma non riesce a vedere oltre l'orizzonte. Ok, quindi dovremo sbloccare qualcosa dopo. Ferdi sbrocca. Bravo Ferdi, sospendili tutti. No, ragazzi, non spoilerate. Ah, tra l'altro devo mettermi l'equip. Oh, per dindirindina. I clown sono tornati in città! Beh, cattive notizie. Dall'ultima volta che mi avete visto, ovvero 2 minuti fa, ho creato un nuovo team pronto a fermarvi. Neanche la ragazza viola può fermarmi adesso. Siete pronti per essere? Basta. Smetti di parlare. Oh oh oh. Cos'è? Perché lo stai dicendo? Oh oh. È la mia risata malvagia. Paurosa, vero? Sì. Possibile. Sembri un Santa Claus. Vabbè. Sembri Babbo Natale in miniatura. Della
Ma intendi, intendi in un modo fico, vero? Cioè. Ma sta zitto. No, Lancer. Pensi davvero di sapere come si fa a essere spaventosi? Sbagliato. I ragazzi che pensano di essere dei duri come te mi fanno davvero incazzare. Molto Everwood, è vero, questa, questa song. Ammettilo. Vai avanti. Non sapresti neanche cos'è la... Ok, scusami, scusami. È difficile tradurre le frasi a metà, sì, se non vedo come finiscono, però. Non saresti in grado di riconoscere che cos'è la paura, neanche se ti prendesse... non lo so. A sberle, infatti. A sberle, sì, sì, sì. Non è vero. Oh, davvero? Allora perché non proviamo a dimostrarlo? Inizieremo con la parte in cui la tua faccia viene strappata via. Non riderò. Oh, ok, ho capito. Grazie, ragazzina viola. Cosa? Grazie, è stato gentile da parte tua insegnarmi come essere paurosi con una vera risata malvagia. E io non... E adesso? Mi faranno il culo! Buon Natale! immagino che sia una qualche sorta di miglioramento. Ok, Bonnie. Act. Jigsory. Dobbiamo warnare. Dice che comincia sempre dal top. Mm-hmm. Quindi in teoria warno il top. Mm-hmm. Ok, tu eri al 6. Avvisate i nemici di Susy. Tutti, okay, no, tutti, tutti quanti, okay. Mantengono la guardia alta. Ok. Devo pagare l'affitto. Oddio. Ok. Jigsory fa finta di marciare. Grazie a Xamur che sia buona per il sesto mese. Allora, io non so se devo avvisare di nuovo, però. Però obiettivamente non è possibile, perché se devo avvisare in continuazione anche RAL 6, anche il turno di RAL 6 viene bruciato. Quindi mi sbagliavo. Ok, warned, a posto. Allora, adesso possiamo fare un actone diverso e cercare. Innanzitutto Ceccheroli. Con questo facciamo befriend. Ah no, non possiamo actare. Quindi facciamo il defensio. Ok, questo topolino lotta solamente per arrivare a fine mese. Quindi sono tutti molto... È un gioco di parole tra mouse e mercenary. Ah, mousenary, giusto. Questo, come lo chiamiamo? Toponario. Mercetopo. Mercetario. Mercepario. Super Mario. Comunque, questo Super Mario sta solamente combattendo per arrivare a fine mese. Quindi un po' tutti sono legati al re per il fatto che li fa campare, che gli dà da mangiare, che li paga. Nessuno di loro è veramente fedele al re. Questa è una cosa importante in realtà. Nessuno sembra avere una bella opinione del re. Anche il negoziante ci ha detto: beh, quel pazzo ha dato in mano il regno a quel cavaliere e al suo stupido figlio. Quindi chiunque serva il re lo serve perché non ha alternative. Deve per forza... deve per forza, insomma, arrivare a fine mese. Tra l'altro questo significa forse che Rulkard è il cavaliere? Potrebbe essere lui? Ma certo, perché il re ha assegnato a lui il compito di fare tutti i puzzle, giusto? Mi quindi potrebbe essere sì. lui. Vabbè, vedremo. Sì. Comunque, perfetto, missa. Vediamo quanto dura il warn. Sì, certo. Poi guarda, piangono mentre parlano e mentre dicono sì, fare male alla gente è figo.
Allora, adesso possiamo provare il befriend. Ok. Cosa cazzo ho fatto? Ho fatto spare. Befriend. Poi qui facciamo defensio. E via. Potevi sperrare. Eh no, ancora non avevo befriendato nessuno. Te l'ha spiegato prima, puoi farlo in un turno solo. Se tu sai che con Chris fai un'azione, siccome sono in successione, puoi sfruttare lo stesso turno. Avresti potuto targettare lo stesso e sperrarlo con Rice. Hai ragione, che stupido, certo. Amici? Pensavamo la stessa cosa. Ah, tra l'altro guarda, è area, addirittura. Ok, ok, giusto, giusto, giusto. Adesso siamo amici. Ho sempre voluto essere tuo amico. E tanto picchiano. Ok, top. Allora, adesso facciamo sperrino. Tanto sono tutti... Ah, ok, comunque il warning mi sa che dura per tutta la fight. È semplicemente un'azione iniziale che devi fare. Ok, sperrato, sperrato. Siamo amici. Vabbè, quindi praticamente ti obbliga a perdere il un turno. Esatto. Però sai, se magari il boss è forte ti fa degli attacchi della madonna, certo, in quel turno. Sperrino tattico. Si gode. Hai vinto 77 Dark Souls. Siamo davanti al castello, direi che questa è l'entrata. Oh, guarda Chris, un altro puzzle. Oh no. Cerchiamo di leggere le istruzioni. Ah, le istruzioni sono rotte. Dicono: folli, non riuscirete mai a capire come funziona il puzzle adesso. Però era scritto in linguaggio forbito, quindi forse non è Lancer. Linguaggio arcaico, perché forse da è tipo Shakespeare, sì. Quindi Comunque, rompere le istruzioni, questo è sicuramente contro le regole. Vedi che non è Lancer? PS, io faccio le mie regole. Arcaica rule card. Sì, sì. Beh, questo ha senso. Perché non ci arrampichiamo semplicemente oltre questa inferriata? Perché poi ci impaleremo e moriremo? Figo, io mi occupo di questo e voi vi occupate del puzzle. Ok, fai del tuo meglio, Chris. Aspettate, l'equipo. Yes. Controlla cosa sono quelle box. Quali box? No, no, no. Ah, queste. Ah, ma le puoi spostare? Credo di sì. Ah, sì. Allora le devi mettere qua sopra. Aspetta, però parliamo con i PG prima. Scusate. Premi sulle box con Z per spostarle. Aspetta, chi diavolo è Z? Oppure puoi, sai, usare le mani. Continuo, ragazzi. Premi sulle box con Z per spostarle. Ok. Parliamo anche con Susie. Guardarmi, Chris. I puzzle sono il tuo lavoro. Grazie a Nico che sia buona per il terzo mese. Mamma mia, che brutto sto canale. Come ho fatto a seguirlo dai primi video sulla cellula di Zygarde? Scherzo, vi si vuole tanto bene, continuate così. Una bella pog. Grazie mille. Insieme a tutto quello che io non ho voglia di fare. Perfetto. Ah, però aspetta, non posso andare sull'erba. Ok, non avevo capito. 130. Buon lavoro, Chris. Ah, sì, sì, hai capito, hai capito. Ehi, Chris. Ah, scusa. Ehi, Chris. Rinuncia appena pensi di non farcela. Va tutto bene. È una cazzata. Ehi, ce l'hai fatta, Chris. Ottimo lavoro. Comunque, posso dirvi una cosa? Magari non vuol dire nulla, ok? Mm. Sto per fare il solito volo pindarico di merda alla Sidonia. Quindi è gameplay, è solo gameplay, non è vero. Traiamo conclusioni. Ok, traiamo conclusioni prima del tempo. Però siamo finiti in un mondo che gamifica il gioco, letteralmente. Cioè siamo passati da un mondo nel quale non potevamo fare niente, non c'era propriamente una barra degli strumenti, delle spell, le statistiche erano molto basilari quando eravamo a scuola, a un mondo che ha proprio un menu completamente diverso ed è gamificato. Il principe oscuro conosce i tasti per fare andare avanti il gioco, il che significa
Non che il mondo di gioco sia un videogioco, non voglio dire questo, ma che è come se il principe conoscesse dei tipi di interazioni propri di questo mondo che nessun altro può anche solo comprendere, a parte Nos, cioè l'entità che dà il nome al salvataggio. Mm-hmm. Capito? Quindi secondo me il fatto che lui conosca il tasto Z non è irrilevante, perché Susie risponde. Se non avessi risposto Susie, ti avrei detto vabbè, solo certo. Il tutorial. Ma siccome Susie gli dice chi è Z, chi è Z? Poi gli dice oppure puoi usare le mani. Capito? Quindi che cos'è Z? È un concetto che noi capiamo al volo, certo, Z è questo, che anche Chris in qualche modo riesce a capire, ma perché? Perché è posseduto, Chris è il nostro vessel, la soul che è dentro Chris probabilmente non è realmente una soul umana, non solo la soul di Chris del mondo normale, ma è la nostra soul. Quindi, in altre parole, Ralsei forse sa di parlare a noi? Anche un'altra differenza cioè fondamentale, molto visibile fra Ralsei e Susie. Cioè? Te ne puoi accorgere in questa schermata. Cuore? No. Stai guardando troppo in alto. La box di dialogo? Cosa cambia? Ok, aspetta, non volevo impalarmi. Non ho avuto la possibilità di impalarmi. Oh, vabbè, andiamo. Ti prego, parlami. Non capisco qual è la differenza. I colori. I colori? Cioè? Il è colorato, hai ragione. Nero. Hai ragione. Ma non è colorato Ral 6, è in bianco e nero Susie. È in bianco e nero Susie, ma abbiamo... Lancer è colorato. Lancer è colorato. Okay. Il che potrebbe comunque denotare anche l'oscurità magari di Susie. Non lo so cosa, non lo so. Però comunque secondo me il principe sa qualcosa. Il principe ha ha coscienza dell'interazione di Nos. Può essere. Che non è un videogiocatore nel mondo di Undertale, ma è un'entità, ok? Può essere. Comunque io non so per quale motivo Susie sia in bianco e nero, non avendo noi la possibilità di vedere Chris. Perché ovviamente non parlava. No, certo. Quindi non vediamo mai il suo mugshot. Non possiamo sapere se è semplicemente un... Dice tutti i mugshot del dei personaggi del mondo normale hanno un mugshot in bianco e nero, dice Ferdi. Era quello che stavo arrivando a dire. Cioè, non possiamo sapere se è semplicemente perché nel mondo di provenienza erano in bianco e nero e quindi l'hanno mantenuto anche qua o no. Diciamo che secondo me Ralsei sa, cioè, non solo sa di noi, sa di non essere sgamabile, sa di poter dire a cuor leggero premi il tasto Z, perché il mondo circostante è talmente ignorante su cosa è il tasto Z che non è neanche uno di quei segreti che lui deve tenere nascosto. Premi il tasto Z e che? Tanto non lo puoi capire, che anche tu capissi che ho detto tasto Z e quindi è come se dicessi prendi il plicky plack. Sì, ma non so che in realtà ho detto la bestemmia ultima per evocare Cthulhu, però non lo sai. Secondo me Ralsei potrebbe avere un segreto che però non ha comunicato a Chris, oppure gameplay. Ok, secondo me la meccanica del warning è fatta puramente per farti stare attento, per farti proprio concentrare al 100%, perché qui il mio primo istinto è stato vabbè act e poi aspetta, sì act, ma dobbiamo urnare. Io ti ho giusto appunto chiesto, prima ancora che Susie si unisse al party, che si fa quando mi iscrivi. Ma succederà, eh? Leggiamo il messaggio di Ferdi. Leggiamo il messaggio di Ferdi. Concetti di gameplay del genere te li fanno anche Metadon e Alphys in Undertale. È vero, tra l'altro c'è la Z che fa il giro dello schermo con Metadon. Però non lo so, era diverso da come li fanno Metatron e Alphys. Era meno rivolto al giocatore e più un'interazione tra personaggi. Quindi no, secondo me non è la stessa cosa. Non è un'interazione personaggio protagonista, ma un'interazione
secondario, personaggio secondario A con personaggio secondario B. E quindi gli do un valore un po' diverso. Però magari mi sbaglio, vedremo. Actino. Non è vero. Sì, Actino. Facciamo un convinzo. E qui facciamo uno sperro. Perfetto. Susi non può fare niente. Sono semplicemente una persona normale. Pog. Aia. Ha presa Susi tra l'altro la botta. Ati ha un piccolo segreto, non ce lo dirà. Intanto facciamo il flatterone, perché tanto fare l'X flatter non serve a niente, anzi ci toglie la possibilità di sperrarlo nel same turnos. Il mostro ha detto lunga vita al tipo che ci paga, quindi il re non se lo caga nessuno. Ma è il re che mi paga, no? Eh sì, penso sia il re, a meno che non sia Rules Card, però non credo. Oddio, beh, ma ha dato il potere. Rules Card, cioè, allora è semplicemente un sottoposto del re, sì. Quindi è uguale. Vero anche questo. Penso che sia piuttosto da intendere del tipo... Non è il re, è il tipo che ci paga. Esatto, non abbiamo loyalty, non abbiamo fedeltà nei confronti prima, sì, del re in quanto re, ma semplicemente siamo fedeli a chi ci paga. Sono d'accordo. Qui dobbiamo fare il convinzo, qua facciamo lo sperro ed è finita, però mi sa che abbiamo bisogno di un curo di Epicuro. Su entrambi. Farei il curo di Epicuro. Tra l'altro abbiamo un simbolo su queste... colonne, ma intanto equip use dark candy qui e dark candy qui. Yummy marshmallow, ehi dammi da mangiare, ha detto Susi. Tu stai bene. Andiamo prima su, perché queste colonne mi sanno di Castellopoli. Che dici? Okay. Anche perché vanno verso destra, quindi in teoria è a est. Ma anche giusto, qua adesso vai a est, quindi... quindi siamo fottuti. Dal fondo l'ordine delle nostre stanze nel castello di carte. Ovviamente, se non ci sei stato, non avrai idea di non cosa puoi, stiamo dicendo. Non lo puoi sapere. Se non puoi capire. E quindi no, dobbiamo andarci. Questo è un puzzle. E dobbiamo prima andare nel castello di carte. Quindi niente. Grazie Agoz che regala una Ghirina sub. Grazie mille. Sono ripoppati. Allora, Agoz ha regalato una sub a Onigiri specificatamente, perché Onigiri scrive: ragazzi, Cristo e Dio, smettetela di anticipare le cose. Anche io ci ho giocato e anche io ho visto il gameplay di Sabato. No, no, ecco. Ma almeno sto zitto e mi godo la live. Sono un coglione. È appena successo. Meno male che non li ha uccisi. Giuseppe? No, non l'ha uccisi. Madonna mia. Madonna mia, meno male. Possiamo ancora sperrare. Però devo urnare. Madonna mia, madonna mia. L'ho detto che mi devo concentrare inizio fight, cazzo. Ora, aspetta che non ho ascoltato, perdonatemi. Allora, act, ati, warning. Ok. Porca miseria, che paura ragazzi, che paura, che paura. Ok. Perfetto, adesso dicevi, scusami. Allora, sperrino. No, Actino su Ati. In realtà possiamo fare direttamente la magia. Quindi potremmo fare Act Act su Rudin con Vince. E qui la magia del Pacify su Ati. Ok, GG. Ok, ora me lo puoi dire, ora non c'è niente da fare. Dicevi? L'ultima sub regalata che è arrivata, non è arrivata in generale, ma è arrivata specificamente a questa persona. Sì, perché sì. Questa persona scrive questo. Ragazzi, Cristo e Dio, smettetela di anticipare le cose. Anche io ci ho giocato e anche io ho visto il gameplay di Sabaku, ma almeno sto zitto e mi godo la live. Perché cosa è successo? Vabbè, perché qualcuno avrà fatto... Ma non l'hai vista questa cosa? E Sabaku aveva visto subito. Ah, ok, ok. Ragazzi, purtroppo sono stupido io. Allora, intanto sparro. Qui c'è un simbolo, come dicevo, c'è questo pipistrello. Ma a me sembra troppo, tipo... Hai presente Scarlet Witch dei fumetti? Sì. Sì, sì, sì. O se no è il simbolo dei fiori. Il simbolo dei fiori? Quali fiori? È delle carte. Sono quelli che mancano.
quadri. Quindi cuori. Come fai a vederci il simbolo dei fiori lì? Non c'entra un cazzo. Ah, sai cosa mi ricordano? C'è della chat in questo backstage. Mi ricordano due cose: i pedoni, ma anche gli organi. Gli organi. Come che si chiamano? Wiggly things. Gli organi, gli organi che troviamo all'inizio del gioco. E nient'altro. Quando cammini nella luce, tornerai da dove sei arrivato. Minchia. Non farei mai in tempo. Correndo forse sì. Ce ne sarà uno più corto? Ah, devi sicuramente partire da qua e poi andare infatti. In diagonale. Però. Ah, ok. Ads. E quindi questo puzzle l'ha fatto lui il card. Sono. Cazzo, ero di spalle. Pawnmen si chiamano. Niente. Sono i Pawnmen. Quindi proprio come Pawn forse. È un gioco di parole con il pedone che ci vedevo. Allora, andiamo con ordine. Act Pawnmen e lo avvisiamo. Anzi, li avvisiamo. Perfetto. Anche loro tirano quadri. Sa di Pawn Shop, ok, quindi sono ispirati ai pedoni ufficialmente. Acto 3, facciamo Pawnmen e facciamo Lullaby. Siccome Good Night è probabilmente la ninna nanna singola, Lullaby è la ninna nanna area, ma spreca tutti e due i turni. Io farei prima un check per avere le solite descrizioni. Quindi facciamo il Defensio. 8 attacco, 0 difesa, Pawnmen. Il suo nucleo si... vale anche da occhio, ok? Quindi vede dal suo nucleo. Attenzione, noi siamo i target dell'attacco. Pog. Il Pawnmen ci guarda in maniera bizzarra. Ok, adesso possiamo fare l'Lullaby, direi, così li prendiamo entrambi. Quella canzone che prima assomigliava a Zelda. Mm-hmm. Quindi è l'inno probabilmente del... Ah, giusto. Ha fatto dormire anche... Anche Susie. Sì, ha fatto dormire anche Susie. Non so se è random o se è fatto apposta per non farti fare direttamente... warning. Ma tra l'altro il nemico è diventato stanco, quindi non va sperrato ma va pacifiato. Dunque adesso io farei... No, fermo. Ma però lo puoi sperare. Lo posso anche sperare primo. Perché è anche giallo. Però mi conviene secondo me fare Good Night al secondo e qui sperare il primo. Hai dato la buonanotte a Pawnmen, che si è addormentato, mentre l'altro è stato sperrato. Perfetto. Lui non può attaccarci perché dorme, infatti non riesce a tenere l'occhio aperto, che è anche il suo nucleo, quindi tutto torna e possiamo sperrare. Ragazzi, GG. Però scusa, Pacify non è un automatic spell? Sì, potevo fare anche Pacify. No, non era la spell Pacify, era il comando Good Night. No, Lullaby, scusami. Pacify su un Tired non equivale a uno spell. Sì. Quindi in un turno avresti potuto fare spell su quello che era già giallo, Pacify su quello blu che era Tired, no? E in quel turno... No, uno era normale, non era giallo. Era uno normale. Uno era giallo e blu e l'altro era blu che è Tired. Tired prende Pacify, no? O non ho capito io? Sì, no, è giusto. Allora non ho visto che il secondo era blu. Anche il secondo era blu già dall'inizio. Sì, mi sembra che fossero uno giallo e blu e l'altro blu. Ah, e allora ragazzi, scusate, no, ma io non chiedo, me ne sono accorto. Io chiedo soltanto perché non ci gioco mai a sta roba. No, certo, sì, si può. Allora non, cioè, mi sono accorto. Cioè, i miei sono sinceri dubbi. E da cosa era Tired il secondo allora, la prima? Penso volta? Dalla Lullaby area. Quindi però ha addormentato Susie. Però magari ha fatto tutto quanto, cioè li ha comunque resi tired e magari ha anche una percentuale di farli arrivare direttamente. Forse ha fatto sleep su uno, tired sull'altro, sleep su in un solo turno.
Sì, ha fatto così. Allora non me ne sono accorto, ragazzi. Pensavo che avesse colpito Susie e un nemico. Vabbè, ma sono le prime volte che vediamo queste spell. Cioè, è normale ragionarci un po'. Ha tairato Aoe, ok. E okay, ho capito. Perfetto. Susie che si addormenta è solo una gag. Ok. E io, ragazzi, non sapendo, non conoscendo il gioco, però non me ne ero accorto. Chiara chiaramente offesa che Saito non nota quei piccoli e bellissimi dettagli e lei mette nei suoi giochi. Giustamente. Ok, andiamo. Che master! Io non ci avrei mai pensato, lo sai. Easy. Ecco, io per esempio da queste cose mi faccio prendere dal panico. Quindi... avete cominciato a visitare la grande schiacchiera. Oh, Moddini, diteci quando ci dobbiamo fermare, eh? Sì, che mi sa che siamo in... No, vabbè, io mi fido di loro. Dicevamo comunque, ah, quindi hai cominciato a attraversare la grande schiacchiera. Ok. Siete a metà strada per il nostro castello. Incredibile. È un peccato. Non ce la farete, non farete un altro passo avanti. Ok. Perché i miei ragazzi vi faranno a pezzetti. Bla. Tanti pezzetti. Un sacco di sangue sanguinante, sì, farà proprio schifo. Sono davvero simili tu e Lancer. Sì, e ha portato anche il secchio. Ehi, ragazzina Viola, faceva più paura? Perché lo stai chiedendo a me? Perché sei veramente figa quando fai paura. Io voglio essere pauroso come te. Lancer, come Slowpoke, che è talmente stupido che non capisce. Tu vuoi essere come me? Sì! Beh, questo è da stupidi. Ma... la nuova risata poi non era così male. Fanno amicizia, Lancer e Susie best friend. Minchia, non... dire che... e dirci che ci avresti fatti diventare tutti quanti solo del sangue sgocciolante era... figo. Però che Cristo ci fai con il secchio? Serve per metterci il sangue dentro. Ah. Sì, cioè nel senso non voglio fare casino. No, non posso fare. Non posso fare casino. E in ogni caso grazie per il feedback, mi sento davvero spaventoso. Nessun problema, immagino. Quindi avete intenzione di attaccarci o... Ah, giusto, sì, ecco. Ero così eccitato dall'essere spaventoso che mi sono scordato di chiamare i ragazzi. Ma la prossima volta sarà la fine per... Vi stavo per chiamare Clown. Avete un nome ufficiale o cosa? Oh, Chris, sì, dovremmo inventarci un nome. No, non dovremmo. Allora, va bene, è deciso. Tutti quanti mettete un nome nel secchio. Grazie, Runa. È Ruannon, che si buona per il 16° mese, 16 mesi di Godomax. Bene, grazie mille. Tutti quanti hanno messo i loro nomi nel secchio. Ehi, tizio in blu, puoi scegliere tu. Visto che sembra che non te ne freghi niente. Allora, possiamo prendere la carta stropicciata, che è quella di Susie, la carta tutta quanta bella ordinata, che è quella di Ralsei, o quella firmata Lancer. Io prenderei quella di Ralsei. Hai ragione, se no si offende. No, ma perché magari ho qualcosa di carino. Hai preso la carta piegata in maniera, insomma, molto ordinata. La apri. I leggendari eroi, gli araldi del divertimento e dell'amicizia. Oh, sì, è il mio! Vedi, credo sia un nome perfetto, perché siamo tutti amici e ci piace tanto divertirci. Ok, innanzitutto è veramente lungo da dire, tizio. E poi, in secondo luogo, cosa dovrebbrebbero pensare i nostri nemici di una cosa del genere?
che diventeremo i loro migliori amici. Beh, sì, stiamo sperrando tutti. Cambiamolo in qualcosa di più corto e che faccia paura. Qualcosa di pungente, qualcosa di fico. Tipo? Beh, sai, per iniziare, che ne dici di... La gang del divertimento. Grazie Gian Cosimo Vinaccia, che sei buona per l'ottavo mese. Sai, concentrare un po', diminuire la parte sul divertimento. È perfetto. Beh, ci vediamo, gang del divertimento. Devo bere il mio latte del pomeriggio. Piccolo, deve prendersi la tazzina di latte. Il potere della gang del divertimento brilla dentro di te. Allora, devo dirvi questo. Quindi ora ci chiamiamo Fangang. Posso fare una piccola teoria? Sì, siamo la Fangang, siamo basatissimi. Che nome di merda. Sì, voglio nomi assolutamente delle altre opzioni, ti prego. Allora, io credo... La gang dello spasso. Secondo me il re non è in sé. Cioè all'inizio la storia mi faceva pensare, come hai pensato anche tu, che il re avesse commissionato l'omicidio o comunque l'imprigionamento, perché non sono morti, degli altri tre re, e che poi avesse effettivamente dato il potere a questo sicario. Ok, Lancer Fan Club, The Punto Interrogativo Squad. Ok, Fan direi gang che è la migliore. E dicevo, invece io credo che il re non sia tanto in sé, perché il modo in cui si comporta Lancer e il fatto che sia alla fine semplicemente un bamboccione tutt'altro che cattivo, vuole semplicemente giocare il suo modo di fare amicizia con noi, mi fa pensare che alla fine non sia stato educato come un figlio altezzoso, come un assassino, come un cattivo, no? E quindi magari il re è semplicemente impazzito o non lo ha fatto volutamente, o comunque non riesco, ecco, a figurarmi che il padre di Lancer, di quel bambino che si comporta in quel modo, è colui che orchestra l'imprigionamento degli altri tre re. Alternativamente, se invece fosse così ed è in sé, allora forse aveva ragione, cioè allora forse li ha imprigionati perché in realtà i tre re stavano bramando qualcosa di cattivo. In ogni caso non credo che il padre di Lancer sia malvagio, non riesco a immaginarmi un uomo che ha cresciuto quel figlio in quel modo, cioè gli fa bere la tazza di latte pomeriggio. Ma te lo immagini il re malvagio, però figliolo, ti prende la tazza di latte. No, questi piccoli dettagli, ma anche il fatto di, no, il secchio dietro perché non devo sporcare in giro, cioè devo stare attento a non sporcare in giro. Capito? Effettivamente sono dettagli che hanno senso con quello che ti è venuto in mente, ma qui è dove ci fermiamo? Non credo. Possiamo andare avanti ancora un po'. Ok, spipiti. Ok. Hai capito, no? Spipiti. Non è vero, non è vero. Era angolo questo. Ok, spipiti. Pipiti, popiti, pupiti. Ce l'ho ormai. Ah, ok, perfetto. Ah, invece no. Molto più confusionario ora in diagonale. Poggers. Guarda, fenicotteriamo. Oh no. Comunque i sound font sono tutti di Earthbound. Allora, warna. Oh, brava, questo è il tuo compito, warnare. Warnello. Qui facciamo, vabbè, niente. Perfetto. Adesso a questo punto proviamo la Guten Tag. La Guten Nacht, com'è? Guten Nacht. Guten Tag, voglio. Guten Tag, Guten Nacht. Buonanotte. Allora, l'allabai. Adesso quello blu in teoria lo puoi sparrare,
mentre gli altri due quasi fai Ares. Sì, esatto. mi torna, ma l'ha detto, ora l'ho letto il prompt, dice sono tutti diventati stanchi e in più uno si è addormentato insieme a Susie. Quindi adesso Sperrino qui, esatto, e Pacify sul 2. Esatto. E poi Pacify sul 3 ci siamo. Cazzo fa male, 30 di danno fa sto coso. Niente, qui facciamo Defensio e qui Pacify. Mi chiedo se ci sia stata una contaminazione del cavaliere, perché le carte non c'entrano nulla con gli scacchi. Quindi non so se il cavaliere in realtà magari viene da un regno basato sugli scacchi. Di base quello che vi vorrei dire è che quasi tutti quanti i nemici sono giocattoli. Cioè abbiamo l'orsacchiotto che fa il venditore. No, sono proprio giocattoli. L'orsacchiotto è un pupazzo. Anche quegli altri cosi sono... Il gatto, sì, scusami, okay. Il gatto del negozio. I tizi a sinistra sembrano pezzi del puzzle. Qui stiamo entrando nel castello delle carte, ma abbiamo anche gli scacchi, che sono un altro gioco. Se vogliamo, tra l'altro, un gioco più per adulti. Anche le carte, in realtà. Quindi non so, forse siamo... Io spero con tutta me stessa che non c'entri un cazzo Alice nel Paese delle Meraviglie, perché è una storia che a me non piace. E tutta la roba che cita Alice nel Paese delle Meraviglie mi fa cadere le braccia. Quindi io spero profondamente che non c'entri. Però sì, è un'altra opzione da prendere in considerazione. Secondo Fino adesso tutto quello che abbiamo visto può essere ricollegato a Alice nel Paese delle Meraviglie, perché ovviamente ci sono le carte, c'è la scacchiera e anche il gatto. Io non credo che sia da leggere come Alice del Paese delle Meraviglie, ma più auguro. Come un... I Lighters sono i nostri creatori. È la mente umana che crea i giochi. Quindi in realtà è possibile che questo mondo sia nato dall'inventiva di coloro che possono creare un concetto come quello del gioco. Vi torna? Sì, sì. Quindi il Dark World potrebbe in realtà essere il mondo della fantasia dei lucenti, che hanno inventato gli scacchi, le carte, un po' come Tron, bravo Qual, capito? Gli scacchi, le carte, i puzzle, gli orsacchiotti con, ecco perché, i bottoni. RAL 6 infatti non ha niente, per esempio, di giocattoloso, e questo ancora di più lo pone al di fuori di questo schema, no? Andiamo avanti. RAL 6 non so che ruolo abbia, non so rispondere a questa domanda, Caste. Potrebbe essere il bambino che immagina tutto questo. Per dire, quindi come dicevi te, in realtà il regno che abbiamo trovato è il regno dei lucenti, ma in realtà è diventato buio. Meglio, era magari il regno dei lucenti quando lì ci vivevano i lucenti, esatto, in equilibrio, esatto, con gli oscuri. E poi è stato inghiottito dall'oscurità, perché ormai l'oscurità è dilagata. I lucenti se ne sono andati e... Mi torna. RAL 6 potrebbe essere... No, io non... Ho capito cosa dice Yersinia, no? Dice potrebbe essere un peluche anche lui perché è morbido, ma credo che la sua morbidezza sia dovuta effettivamente al pelo, no? Al fatto che sembra proprio morbidoso lui per come è fatto. Alice nel Paese delle Meraviglie non mi piace a gusto, cioè letteralmente come posso dirvi che non mi piace, non so, la cipolla. Non mi piace, non è una storia che mi fa impazzire, non è un immaginario che mi fa impazzire, sono stanca di vedere opere che la citano, esattamente come non mi piacciono le storie di cowboy, stessa cosa. Ferma un attimo. Se effettivamente è vero e gli scacchi non c'entrano niente col castello delle carte, anche perché obiettivamente non c'è un grande collegamento, siccome loro stanno parlando di un re, mi è appena venuto in mente che in realtà entrambi i giochi hanno i re. Le carte hanno i re e gli scacchi hanno i re. Quindi in teoria se sono quattro re, potrebbero essere quattro re di quattro giochi diversi che effettivamente hanno il re. Proviamo a immaginare, quali altri giochi hanno il re? Scacchi, buonanotte, carte. Mega. Buonanotte ragazzi. No, buonanotte Ota Mega. Buonanotte Ota Mega. Sei 10 minuti in anticipo e te ne vai adesso. Pensiamo a quattro giochi che hanno il re. Allora, scacchi, quindi, carte, scacchi, ok? Carte, giochi col re. Ne esistono altri? Sto pensando, cioè Dark Souls 2. Shoji ha il re, vero? Shoji ha il re, Dama non ce l'ha.
perché ha solo le pedine comuni. D&D però non è un gioco, sono giochi fisici proprio, nel senso... Beh, per carità, ci sono ovviamente le 20 miliardi di varianti delle carte, però io non le prendo. Dama non ha il Remez e Sedman. Le carte napoletane non so se le... Sì, perché poi ci sono le napoletane, le piacentine, le piemontesi. Il damone sarebbe una dama con la corona. È poker, è un tipo di gioco che si fa con le carte, ragazzi. Sto pensando se esiste un altro, per esempio, gioco da tavolo con il re. Io non conosco così tanti giochi da tavolo, però. Se no sono i re di picche, cuori, fiori e quadri. Mi torna poco Lillard, sai perché? Perché questo è il castello delle carte. E allora anche gli altri sarebbero castelli delle carte. Che fa? Sono quattro re basati su quattro semi, ma solo uno è il castello delle carte. No, ovviamente che fossero i quattro re di fiori, cuori, picche e quadri. Li ho detti giusti, chi lo sa. Cuori, quadri, fiori e picche. Sì, per esempio il conto. Che fossero i quattro re dei quattro semi è la prima primissima cosa. Interpretazione che abbiamo dato tutti quanti più o meno un minuto dopo aver scoperto che Ralsa è l'anagramma di Asriel. Però poi si chiama Castle Card questo castello, e gli altri si sviluppano a est, e mi viene da dire, ma allora dei quattro re solo uno aveva il castello che si chiamava Castello allora, delle Carte. O è alla Bowser, sono tutti Castle Card. O quello, o Castle Card è il nome post kidnapping degli altri re. E quindi diventa Castle Card perché prima era Castle, non so, Spades. E gli altri avevano tutti i loro nomi, ma andati via gli altri re è diventato Castle Card. Potrebbe essere perché ha unito tutto il potere degli altri re. No, è che gli scacchi mi sembrano davvero fuori posto, e quindi mi fanno pensare, quello è un cavallo credo, e dietro c'è un alfiere. Gli scacchi non c'entrano molto, è come se il cavaliere che avesse conquistato le terre ammazzando gli altri re fosse di una scacchiera, quindi magari è un altro alfiere, è una regina, potrebbe essere. Comunque... No, ok, non siamo entrati nel castello, ovviamente, siamo ancora nella strada per arrivare al castello. No, esatto, perdonatemi, cioè l'esterno del castello è, diciamo... controllato, ok, è tenuto di guardia da dei pezzi degli scacchi. Mi sembra un po' strano, magari, cioè, anche perché gli scagnozzi prima erano comunque dei giocattoli, ma random, non o legati ai semi delle carte. Gli scacchi non c'entrano proprio niente, e quindi magari... Però oddio, cos'erano se non semi delle carte? I puzzle, i mouse, i topini. Però erano mercenari, giusto, appunto, giusto. Erano mercenari che aprono le porte a persone non del regno prezzolate per combattere, sono qui presenti, quindi anche gli scacchi potrebbero essere di fuori, capito? Cioè, oltre il Castle Card. Comunque, ehi orsi, quindi sta parlando l'alfiere. I Pawnmen sono spaventati, ma tutto quello che stanno facendo è seguire gli ordini del re. No, perfetto. Ah, però allora aspetta. No. E allora questi magari sono i sudditi di un altro regno. No, però la board è proprio questo posto. È proprio prima del castello c'è la board. Okay, e quindi noi era solo una truppa militare. Avevamo un altro capo prima, un altro comandante. Generale. Che bei tempi che erano. Grazie Vincenzo Vangale che si abbona per la prima volta. E quindi niente, come non detto, perché allora gli scacchi sono semplicemente una milizia del re che sta qua. Perché pace o non pace... Davanti al castello c'era una scacchiera, e nella scacchiera, un po' Harry Potter, ci sono i scacchi magici che qui si muovono. Comunque, noi avevamo il nostro generale, quelli erano tempi di pace. Ma adesso anche il boss è stato ridotto a una pedina del re. Il mio nome? Mr. Elegance. Questi sono i miei... Le ricci. Queste sono le mie ricci, non i miei occhi. Posso comunque vedere attraverso di loro. Ok, e quindi non ho gli occhi. No. Forse l'occhio è questo. Non ce li ha, non ce li ha. Ci puoi parlare di nuovo? No. Non abbiate paura, perché noi, a differenza dei Pawnmen, abbiamo piena coscienza delle nostre azioni. Io, Mr. Society, e lui Mr. Elegance, ok? Sono troppo intelligente per prostrarmi a un tiranno del genere. Finché non me lo ordina, perché ho anche molta paura. Cosa? Pensi di avere abbastanza potere da superare in potenza quel bruto? Sì.
Penso proprio che tutti ti supporteranno. Vai, vai, vai forte. Basta che io non debba partecipare. Ok, perfetto. Step on my boots. Ma guarda un po'. Sì. È proprio l'amichevole gang del divertimento. Dovreste scappare finché siete in tempo. Lancer, che succede? Vi sto semplicemente avvertendo. Qualcosa di estremamente spaventoso si pone dinanzi a voi. Ed è veramente spiacevole. Non posso tornare a casa perché ho paura. E che cos'è? Oh, ehi, piccoletto! Era quello del sì, tutorial. Sì, round. Quello? Quello è ciò che ti spaventa? Ehi, ragazzina verde, tu non hai paura? Scusatemi, Viola, non hai paura? Perché dovrei? Cosa dovrebbe farmi? Normalmente... Pesta le persone fino alla morte. È effettivamente un pezzo della dama lui. È la dama che ha raggiunto la fine della board. No, è una pedina di... No, è la... no, è la dama perché è quando la dama... Ah, ok. Quando la dama raggiunge la fine della board, può prendersi un'altra dama in realtà da mettere sotto e diventare più alta. E quindi questa è la dama. Erdamone, esatto. Ce l'ha proprio con le gambe, Toby Fox. Ok, cominciamo. K-Round. Warning. Hai spiegato a K-Round dell'importanza di schivare gli attacchi di Susie. Ma non ha capito. Oh no. Oh no. Oh no no. I boss sono boss perché non puoi fermare Susie. Devi fare veloce prima che lei lo ammazzi. Ok, allora. Fai la lullaby, fai la lullaby. Infatti. Perché potresti... È Deep Bow, non è la lullaby, però cazzo. Vediamo. Inchino profondo. Tu e Ralsei vi siete inchinati. K-Round si inchina anche lui. Il fenicottero, guarda. Aspetta, se si allenta la corona. Eccoci, Chris. Se riusciamo a togliergli la corona, dovrebbe tornare un ragazzetto piccolo. Susie, aiutaci. Inchinati. Nah. La corona gli cascherà. Quando io sbatterò questo tipo in mezzo alla terra. Aveva tantissima vita. Oddio, oddio. I piedini fatati. Roberto Bolle. Ok, la corona è a terra al 20%. Cioè, è lenta al 20%. È lunga però, no? Ma anche lui c'ha tanta vita, non ti preoccupa. Ok, perfetto. Dovremmo essere al 40%. K-Round si sente stressato e attacca. K-Round si è curato. Perfetto, fantastico. Bravissimo. Però aspetta, anche l'attacco va su, quindi ora fa più male. Susie, smettila di attaccarlo, lo stai rendendo più forte. E lasciare che pensi che io sia spaventata? No. Ok, 40%, quindi dobbiamo farlo altre tre volte, sì. Ok. Puttana, mi ha fatto 28 di danno. 60%, dai, ci siamo. 80%. Fenicotteriamo, maestro. Che belle le sue coreografie. Sì, ma mi ha fatto veramente male, però è fatta. Ok. Hai vinto, perfetto.
Ce l'abbiamo fatta. Wow, voi clown siete davvero degli eroi. Avete salvato i prossimi 20 minuti della mia vita. Se, se. Sono davvero grandioso, vero? Susie? Non per, insomma, sminuirti, ma tu non ci hai aiutato per niente. Hai solo reso tutto più difficile attaccandolo. Se ti fossi comportata bene con lui dall'inizio, avremmo potuto evitare l'intera battaglia. Dici sul serio? Quella roba era assetata di sangue. L'unica cosa che poteva tenerlo a bada era la mia ascia. Ah, e prima hai terrorizzato quelle truppe. Quei tipi erano dei nemici. E servono per essere terrorizzati. Sì, tipo. Sì, sì, è vero, hai ragione. E prima hai mangiato la torta di una persona innocente. Anche le torte sono i miei nemici. Perché ci si diverte quando ci sono le torte e non va bene. No, mi fanno le lacrime. Susie, che ti piaccia o no, sei un'eroina. Hai il potere di dare la pace al nostro futuro. Potresti per favore comportarti come tale? Sì, se la metti così. Sono stata un'eroina abbastanza di merda, vero? Va bene, Ralsei. Ci credo mai. Sì, mi comporterò in maniera diversa. D'ora in poi non sarò più un'eroina così scarsa. Per me, al primo che troviamo, lo sciotta. Sicuro. Sarà direttamente uno dei cattivi. Davvero? Davvero starei con me? Sì, sembra molto più semplice, sinceramente. Susie, non puoi. Ehi, aspetta, amico dentifricio. Susie adesso è la mia compagna. Sì. Dentifricino. Che sembra effettivamente proprio un tubetto. No, ma. Cosa? Vogliono farsi. Hai presente le giacche, quelle tipo da squadra di baseball? Ok, no? Ok. Però con il monogramma, quindi con le loro iniziali. Ah, no, bellissimo. Sì. E faremo anche i pigiama party. Sì, sì. E ci diremo tutti i segreti. Sì. Vabbè, in ogni caso ci vediamo mai. Sì, non riuscirete mai a durare per mai. Grazie a Ned Food Real che si abbona per il 18° mese. Ma quante sub oggi, ragazzi? Meno 1000 alle 2535. Ciao, sono passato una di volata per rinnovare l'abbonamento. Buona partita, Chiaronia. Ma grazie. Thank you. Chris, forse non avrei dovuto essere così duro con lei. Però ho solo paura che se Susie ha troppa voglia di combattere, beh. Tra l'altro, ora che ci penso. No, ragazzi, Ralsei sa anche dell'ending. Ralsei ci ha detto: se ci comportiamo bene, non dovremo mai combattere neanche una volta. È come se Ralsei fosse consapevole di Undertale. Capito? Ralsei potrebbe essere proprio consapevole di ciò che è stato Undertale. C'è una route di Undertale nella quale l'universo si resetta? Non credo. Non so se vale quella in cui Sans ti spacca la faccia. Però per un attimo ho pensato adesso, potrebbe non essere il prequel di Undertale, ma il sequel, se esiste un evento che mi sta sfuggendo, che può far ripartire le cose in un altro modo, ma Ralsei riesce a mantenere. Ferdi dice il true reset. C'è il true reset. Che cos'è il true reset? Aiutami. A fine Genocide c'è la Soulless. Ok. True pacifist e Genocide. Come true pacifist si resettano le timeline?
True Pacifist non finisce con loro che guardano l'orizzonte e tornano su. C'è il True Reset post Genocide. Come la Genocide? Perché la Genocide è l'ultima, cioè è l'unica che non ho esplorato, perché una volta finito il True Ending ho detto non meritano, non meritano di essere disturbati. Non so, ho l'impressione che Ral 6 possa avere coscienza di ciò che è successo in Undertale, ma allo stesso tempo non volerlo dire esplicitamente. Ok. Ah, ma certo, Ferdi, ora ho capito cosa si intende con True Reset. Certo, il True Reset è cancellare il lock che arriva dopo la root per riuscire a rigiocare. Ok, ci sono. Sì, però non mi spiego perché un True Reset dovrebbe anche creare un nuovo mondo. Infatti, l'ho appena detto Lady K, il True Reset è solo lo swipe del salvataggio, ed è per questo che mi chiedo... se sia possibile. Vabbè, comunque andiamo avanti. Beh, cerchiamo di essere gentili con lei, ok? Spero che Susie si ricreda presto. Ok, il fogliame cresce molto grande, cioè cresce molto spesso sulla tua testa. Il potere della foresta brilla dentro di te. E qui ci fermiamo, immaginavo. Ragazzi, gran poggers di puntata, mi è piaciuta molto. Continuiamo giovedì, quindi continuiamo presto, ragazzi. Non vi lasciamo senza Deltarune, anche perché vorremmo finirlo prima di andare in ferie. Secondo me ce la dovremmo fare, spero almeno, non lo so, ce lo diranno i mod. Diciamo che abbiamo due live a settimana circa per altri 18 giorni, e però da contare dentro il 7 fiori e la probabile uscita di Unite non il 30 di luglio, ora esce il 29, che ci potrebbe portare via dei giorni, comunque vedremo. Ragazzi, buonanotte, vi auguro sogni d'oro, 5 live se tutto va male, oltre questa, Ferdi, o comprese le prime che abbiamo fatto. Non andate che vi facciamo un raidino. Secondo me, escluse quelle già fatte. Calcola che nella prima live, in 150 minuti che ci ha registrato il gioco, mi diceva Mike Maneia che ne abbiamo giocati reali 40. Dice no, 5 in totale, massimo 6. Ok, quindi altre 3 live in teoria. Ok, ok, okay, bella. Pog, Pogheroli. Bene, ragazzi, chi raidiamo? Qualcuno che raideresti? Dimmi stop. Dai la Chiara che sta facendo Jackbox. Ok. Allora, ragazzi, andiamo da Ruby. No, trattino basto Rust. Ragazzi, vi auguriamo buonanotte. Ci becchiamo domani. Ciao. Con tutte le poggate. Ciao belli.